Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono il moderatore, mi chiamo Fabio Massa, faccio il giornalista e sono molto contento di vedere tra l'altro questa sala. Qualcuno di voi se la ricorda, bella piena, eh, per parlare di un tema importantissimo: no? la sicurezza stradale eh, non è solo sicurezza, ma è anche un modo, diciamo così, di, di fare le cose. No? Pubblico privato, un caso di successo sulla stessa strada, perché la strada è di tutti. E siamo tutti sulla stessa strada e anche un po' sulla stessa barca, anche se non è esattamente lo stesso mezzo di locomozione. Ehm, prima di cominciare la tavola rotonda ci sono il benvenuto e i saluti istituzionali e quindi senza indugi lascio la parola a Michela Palestra, vice sindaca della città. no, a Beatricio Cuccioni, consigliera delegata alla mobilità e infrastrutture di Città Metropolitana di Milano. Grazie, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Anch'io sono molto contenta di essere qui oggi, portare i saluti istituzionali, ma soprattutto partecipare a, questo, a questa nostra tavola rotonda in cui eh, verrà esplicitato qual è il, quali sono gli obiettivi raggiunti grazie a questa collaborazione appunto pubblico-privato tra città metropolitana e eh, Safety 21. La città metropolitana di Milano, come eh, Immaginate come potete sapere è eh, per sua stessa natura di ente di governo d'area vasta, città metropolitana comprende 133 comuni, eh, quindi un'area molto vasta, 3 milioni di abitanti, eh, dicevo, la città metropolitana ha nel proprio DNA l'innovazione, la sperimentazione, e quindi per noi è stato, diciamo così, eh, naturale ehm, intercettare e cercare eh, collaborazioni con eh, realtà ehm, che mettessero a fattor comune, quindi che mettessero in, in comune con la città metropolitana non solo best practice ma ehm, tecnologie, innovazione e, e appunto una collaborazione tra pubblico e privato. Il progetto sicurezza, lo diceva bene eh, prima Fabio Massa, un progetto appunto di città metropolitana si inserisce in un quadro più complessivo eh, che per noi è prioritario e riguarda la sicurezza, eh, la cultura della sicurezza, quindi una visione di sicurezza a 360 gradi che può essere declinata in vari aspetti, dalla salvaguardia eh, del pianeta, la salvaguardia ambientale, la rigenerazione urbana, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accessibilità, l'inclusività delle città e ovviamente eh, la sicurezza eh, sulle strade. Eh, se pensiamo che eh, in Italia nel 2021 ci sono stati quasi 152.000 incidenti stradali, quasi 3.000 decessi con 471 pedoni eh, appunto morti e complessivamente quasi 205.000 eh, feriti, significa che ogni singolo giorno nel nostro paese ci sono quasi 500 uh, incidenti, 8 morti e 561 feriti. Sono numeri uh, stratosferici, numeri che ci interrogano, che interrogano ognuno di noi come cittadino o cittadina, ma interrogano anche noi com ovviamente come istituzione e uh, evidenziano come ci sia un problema di natura uh, sociale, verso cui ovviamente qual qualsiasi amministratore uh, dovrebbe, anzi deve uh, confrontarsi. Come città metropolitana noi gestiamo 700 km di strade e quindi ovviamente abbiamo deciso di fare la nostra parte, cioè di ehm, prendere consapevolezza di questa situazione, di questo dramma e poi vedremo negli interventi successivi eh, i numeri relativi invece a Milano e eh, alla città metropolitana, quindi passiamo dal dai numeri che riguardano il nostro paese a ciò che riguarda più strettamente il nostro, uh, il nostro territorio e vedremo comunque che sono numeri davvero, uh, davvero importanti. Il progetto um, a cui noi ovviamente crediamo molto perché altrimenti non saremmo qui oggi uh, è un, pro un progetto che uh, permette a città metropolitana di monitorare il nostro eh, territorio, di monitorare le nostre strade, eh, di comprendere ciò che sulle nostre strade eh, accade e soprattutto eh, di eh, lavorare sulla prevenzione rispetto al tema dell'incidentalità, che come abbiamo visto appunto ha numeri molto eh, significativi. E eh, lo vedremo anche dalle parole eh, della polizia mh, che verranno eh, appunto eh, i numeri che verranno esplicitati durante questo nostro, questo nostro incontro. Se eh, 21 mette a disposizione di Città Metropolitana una piattaforma, appunto, come dicevo prima, che ci permette di ehm, analizzare e capire che cosa eh, succede sul nostro territorio, sia dal punto di vista dell'incidentalità, ma anche dal punto di vista del controllo, diciamo così, appunto del territorio eh, attraverso eh, la, video, la videosorveglianza. Per noi dicevo è un progetto eh, fondamentale che ci permette anche di entrare, questo sarà un passaggio successivo eh, nelle scuole, perché da un lato è fondamentale la prevenzione, eh, anche ovviamente eh, il punire eh, il, mh, chi eh, non rispetta il codice della strada l'altra è sempre più importante e fondamentale lavorare anche con le scuole sul tema della sensibilizzazione e della formazione, quindi da un lato eh, le contravvenzioni che evidentemente i dati ci dicono eh, fanno sì che eh, si abbatta dell'80% la recidiva, quindi chi eh, viene colto in flagrante diciamo così, e commette eh, non rispetta il codice della strada dopo una contravvenzione si vede che Uh, appunto, i, gli atteggiamenti, i comportamenti migliorano, da un lato la prevenzione, dall'altro la contravvenzione e infine, appunto, uh, il tema della formazione e della sensibilizzazione anche uh, nelle scuole. Io mi fermo qui, uh, ragioneremo insieme su questi, su questi temi, su questi dati, su come possiamo procedere da qui in, uh, in poi, avendo acquisito un'esperienza grazie a questo lavoro che è stato svolto in questo primo anno. E eh, ci confronteremo appunto su queste tematiche. Grazie. Grazie. Abbiamo parlato di emergenze, emergenze sociali, ma eh, diciamo così il pubblico e la politica che indirizza il pubblico parlano di progetti. E quindi adesso di questo parliamo, di un progetto, il progetto Sicurezza Milano Metropolitana, un esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato. E do subito la parola a Maria Cristina Pinoschi, che è vice direttrice generale di Città Metropolitana di Milano. Buongiorno, grazie. Questo è un progetto che è nato dalla volontà della politica. Lo dico perché è vero che l'allora amministrazione provinciale è decise di dover presidiare meglio le proprie infrastrutture. Il progetto è nato inizialmente con una gara d'appalto. E successivamente alla presentazione di una proposta seria da parte della società che aveva vinto l'appalto si è poi evoluto in un project financing. Un project financing che aveva delle chiarezze che io ritengo paradigmatiche che debbano essere quelle che poi orientano le scelte. La prima, la fidabilità e la re reputation della, della società proponente. Cioè il fatto che la società fosse, proponente fosse valorizzata dalla nostra amministrazione come seria è stato il passaggio primo per poter andare a quelli successivi, perché è un po' come nei rapporti: se no? si è in due, poi si riesce a ottenere magari un qualche cosa di molto serio. La seconda questione è stata la competenza degli uffici della città metropolitana di essere in grado di valutare un progetto così complesso. Non è una cosa da poco, è stato un esercizio importante in cui il settore dei nostri appalti si è trovato di fronte a una proposta molto articolata, incardinata in più, in più, su più attività e che aveva... Gli elementi seri della chiarezza, ovvero il rischio di impresa tutto sul privato, questo prevede il project financing, e i vantaggi tutti sul pubblico. Mi vergogno un po' a dirlo, però questo è quello che prevede il project financing. Ci siamo detti, ma ci stiamo, ma che cos'è? E questa cosa è andata, è andata eh, bene. Perché dico che è andata bene? Perché si è mossa su tre cardini che la città metropolitana. Diceva, il discorso della legalità come punto di partenza: uno che va forte contravviene una legge, non è che va forte perché gli piace andare forte, e quindi la sanzione, se viene presa quando va oltre il limite di velocità, è eh, corretta. Cioè, non ci devono essere dubbi né retropensieri culturali su questa cosa. E io credo che questa cosa noi la dobbiamo dire non quando qualcuno muore, ma la dobbiamo dire sempre, che quando si contravviene una norma c'è la sanzione. La seconda questione era noi come potevamo dire eh, che, la, che non si scappava dalla sanzione, qual era il sistema efficiente perché una persona che trasgrediva una norma... Eh, venisse sanzionata e quindi agisse quella parte deterrente e repressiva che comunque fa parte normalmente di quando uno trasgredisce una norma, una legge e ha dei comportamenti scorretti. La terza è un ragionamento legato alla salute. Quindi, quanti danni alla salute fa una persona che ha subito un incidente, quanti danni al sistema complessivo pubblico eh, provoca una persona che, da essere sana, deve essere assistita per tutta la vita, a se stesso, a quello che l'ha provocato e al sistema familiare di riferimento. Il terzo punto è l'idea di libertà. E io, questo lo voglio affermare con molta chiarezza, un un sistema relazionale qual è l'infrastruttura stradale in cui le persone non sono libere di muoversi perché non sono sicure non è un sistema democraticamente accettabile. Le persone, soprattutto le persone più fragili, le persone, i bambini, le persone anziane, devono avere la certezza che quando da un luogo si legano in un altro luogo c'è un presidio che consente a quelle persone di muoversi in sicurezza. Altrimenti, se parliamo soprattutto delle giovani generazioni, avremo delle generazioni che dovranno frequentare gli amici che i genitori sono disposti a frequentare portandoli di qua e di là. Non è una posizione corretta, non è una posizione che io considero libera e degna di una città importante, di un'area metropolitana importante, qual è l'area metropolitana milanese. Le nostre strade sono strade alta percorrenza, sono strade tutte fuori dai centri urbani o che lo, le, lo toccano parzialmente, sono strade che invogliano a una certa velocità. Eh, la, la coerenza tra la sanzione e il dovere che ha la pubblica amministrazione di avere una manutenzione corretta delle proprie strade dovrebbe sortire un mix vincente da un punto di vista della maggior probabilità di evitare eh, l'incidente stradale eh, se non in presenza di atteggiamenti disconnessi della persona che sta guidando. Noi abbiamo ehm, con questo progetto combattuto strenuamente uno storytelling interno alla città metropolitana, quindi direi interno alla pubblica amministrazione in cui funziona più o meno così, banalizzo, ma sono proprio vicina alla pensione, quindi lo posso fare. Dunque la prima cosa è che il dipendente pubblico si lamenta sempre che ha troppo lavoro, ma lo stesso dipendente pubblico quando gli levi il lavoro fa delle scene che voi non ve lo potete immaginare. Per cui quando noi abbiamo sottratto ai nostri uffici l'80% dei lavori, che sono stati affidati a, al um, Safety 21, al nostro project, abbiamo assistito a un racconto distorto e a una narrazione che dubitava della correttezza, metteva in dubbio i comportamenti, eccetera, proprio in una modalità, a mio parere, poco utile per tutti. In più... C'era poi una, una struttura legata all'attività della Polizia Metropolitana in cui pareva che invece di avere degli agenti, si chiamano, ave, avremmo avuto delle persone messe in schiavitù con un ditino che faceva tin, 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 tin le validazioni. No? In verità questo progetto ha liberato un sacco di tempo ai nostri agenti, i quali oggi possono fare lavori più intelligenti, più utili e, molto, e di un carico professionale più elevato. Questo lo dico perché il vuoto è sempre una cosa che non piace. Però bisogna sempre noi guardare oltre e andare a guardare laddove si vuole andare. Ci, per fare questi lavori ci vuole una visione principalmente. Una visione che dica che cosa c'è. Noi, comunque, per dare due numeri, dicono che ogni tanto devo dare i numeri, quelli veri, però vero così, abbiamo spedito 132 milioni di verbali in questi due anni. Cioè stiamo parlando di numeri veramente impo imponenti. E, e per un valore 132 milioni di valore dei verbali, i verbali spediti sono 1.374.000, per 140 milioni e abbiamo incassato, eh, secondo un meccanismo che non ho ben capito che funziona da noi, l'accertato, il promesso, non lo so, comunque circa... 74 milioni. Questo significa che noi a oggi incassiamo circa il 50% senza aver attivato ancora tutta la parte coattiva, ma siamo riusciti anche attraverso tutta una serie di cose che non vi sto a raccontare a inseguire tutti quelli che vengono in Italia fanno dei danni e poi scappano. Per cui eh, ad esempio tutto l'incassato dei verbali esteri che è circa 4 milioni, 5 milioni di euro è stato possibile attraverso tutta una serie di attività che abbiamo svolto insieme. Termino solamente dicendo che quello che ci ha portato in più questo progetto è stato, primo, un certo senso di giustizia. Perché il senso di giustizia? Perché le cose quando vengono fatte poi l'iter, il processo per arrivare alla sanzione è molto normale. Non è me lo sono dimenticato, non te l'ho dato, te lo do fra cinque anni, ti è arrivato ma non l'hai visto, no, cioè, tutte quelle cose lì. Quindi questo è stato ridotto effettivamente. La seconda questione è che molto poco Diamo delle multe ingiuste, cioè la maggior parte delle multe sono date a soggetti che, hanno, che invece andare a 50, andavano a 130. Questa è la maggior parte delle cose. La terza cosa ci ha fatto vedere. Le strade per quello che sono. La strada non è solo un'infrastruttura, è un sistema di relazione fra persone che permette alle persone di incontrarsi, di allontanarsi, di andare a lavorare, a fare le cose. Quindi la strada, lo dicevano già Chatwin, lo dicevano i grandi scrittori, è un sistema affettivo, non è solo un sistema di calate di cemento in cui le persone fanno, passano moltissimo del loro tempo. La terza cosa che ci ha permesso è di essere sempre aggiornati da un punto di vista dei, dei materiali, cioè la pubblica amministrazione non riesce a stare per il suo sistema di acquisti ha, eh, sempre up to date rispetto ai macchinari e alle innovazioni che avvengono in questo campo. La garanzia che ci dà il rapporto col privato che invece questo avvenga. E quindi noi non abbiamo mai un'obsolescenza dei nostri apparati, perché gli apparati sono sotto la responsabilità, e, diciamo, del, della società che ci affianca in questo percorso. Io penso di aver detto le cose fondamentali come tecnico della città metropolitana, lascio la parola a al nostro, stavo già facendo tutto io, scusi, c'ho questa mania, <ride> eh, c'ho questa mania, e eh, lascio la parola a lei, grazie. Grazie. Il bello è che Maria Cristina Pinoschi dice sono un tecnico e poi ti tira fuori senso di libertà, Questione filosofica, senso di giustizia, un'altra questione filosofica, senso di responsabilità, ovvero che il pubblico ha tutti i vantaggi il privato ha tutti i rischi. Ecco, e su quest'ultima lascerei la parola a Gianluca Longo, amministratore delegato di SEF 21. Grazie Fabio, io intanto ringrazio tutti i partecipanti, i relatori, città metropolitana che oggi ci ospita in questa bellissima sala. E sono Gianluca Longo, sono amministratore delegato, il fondatore di Safety 21. E vi introduco brevemente quella che è la nostra realtà. Noi siamo nati nel 2010 eh, con l'idea di sviluppare una piattaforma di gestione per tutti questi strumenti che sono installati sulle strade. Nel corso degli anni ci siamo evoluti. Oggi siamo i leader sul mercato nazionale eh, con circa 400 comuni clienti un market share come si dice del 15%, gestiamo ogni anno circa 200 milioni di transiti e eh, oltre 2 milioni di sanzioni eh, in quella che viene definita al codice della strada l'attività sussidiaria delegabile ai privati da parte dell'ente pubblico. Questo lo facciamo con circa 600 apparati installati sul territorio in nostra gestione e un centinaio di risorse umane che compongono la società. Siamo stati i primi nel 2016 a credere a questo tipo di soluzione, cioè il partenariato pubblico privato, che eh, come voi ben sapete è una soluzione applicata da molti anni nella pubblica amministrazione per la costruzione delle infrastrutture, infrastrutture fisiche, i ponti, i parcheggi, le autostrade. Abbiamo immaginato nel 2016 che questo tipo di... Eh, Legge si potesse applicare anche alle infrastrutture tecnologiche perché viviamo in un mondo in grande evoluzione e la tecnologia è sempre più importante e determinante per la vita dei cittadini. Quindi, primi in assoluto, abbiamo pensato di proporre un project financing proprio sul codice della strada, ovvero la proposizione di un'infrastruttura tecnologica complessa dove il privato rientrasse con eh, i ricavi derivanti dai servizi generati proprio da questa piattaforma. Questa è la soluzione, però vorrei fare un passo indietro e eh, anche sulla scorta delle parole della dottoressa Pinoschi enunciarvi un po' meglio il problema. Questi sono due articoli del dottor Borgomeo, che è un noto giornalista di Repubblica che segue eh, costantemente le problematiche del codice della strada. Eh, sono molto recenti, una del 21 di ottobre e una del 22, quindi di questo fine settimana. Eh, riporto esattamente le parole dell'articolo. In Italia un controllo anti-alcol ogni 39 anni, in Svezia ogni due. Così le strade sono diventate una roulette. Il giorno dopo mancano le risorse e a Roma si corre come una pista, senza controlli e con enormi pericoli. Sapete che a Roma c'è stato un bruttissimo incidente la scorsa settimana dove purtroppo è morto un ragazzo di 18 anni. Perché succede questo? Perché la pubblica amministrazione in generale compra molto, fa molti investimenti, ma poi dopo non gestisce i programmi, ovvero non gestisce i programmi a medio-lungo termine. Queste grandi infrastrutture che vengono acquistate di carattere tecnologico Diventano obsolescenti perché non vengono manutenute. Non vengono manutenute perché la pubblica amministrazione non è in grado di gestire programmi di manutenzione, appunto, a medio e lungo termine. Come diceva la dottoressa, in questo caso, in particolare nel caso del partenariato pubblico privato, la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi è una delle responsabilità che ha l'operatore privato e che deve garantire all'interno del contratto inizialmente. E lo dico inizialmente perché bisogna rilasciare una usione piuttosto onerosa su questo tema per tutta la durata della concessione. Come vediamo la soluzione? Vediamo appunto la soluzione col partenariato pubblico privato, quindi col project financing, dove la pubblica amministrazione con zero investimenti e i servizi garantiti dal privato per tutta la durata ha soltanto l'onere del controllo che soltanto la pubblica amministrazione può essere delegato. Quindi l'attività operativa sulla piattaforma viene fatta sempre e solo dagli operatori di polizia. La responsabilità del privato è che la piattaforma sia sempre, costantemente mantenuta, evoluta e eh, tenuta in esercizio. Il rischio è totalmente a carico dell'operatore privato che appunto, come ho detto prima, rientra di questo investimento attraverso i servizi che vengono erogati dalla piattaforma. Dov'è il rischio di performance? Il rischio di performance è su determinati indicatori di incasso che minimamente la pubblica amministrazione deve raggiungere. Se la pubblica amministrazione non raggiunge quegli indicatori di incasso, l'operatore privato non ha il suo corrispettivo. Quindi il rischio effettivamente anche di gestione è a carico dell'operatore privato. Quali sono i benefici per il cittadino? Eh, vedrete poi dalle slide successive il grande aumento di sicurezza che c'è stato in questi anni sulle strade di città metropolitana. Ma lo dico da viaggiatore della sicurezza: nel senso che mh, negli ultimi due anni, grazie a questo progetto, sono stato invitato in diversi paesi in Europa, in Medio Oriente, negli Stati Uniti per raccontarlo. E devo dire con un po' di orgoglio perché tutti mi dicevano: Ma veramente l'avete fatto in Italia? Sì, l'abbiamo fatto in Italia. Eh, All'estero è percepita molto di più la necessità di diminuzione dell'inquinamento, la diminuzione del rumore, perché a livello culturale la diminuzione degli incidenti è qualcosa che potrei dire è fondamentale, quindi non è neanche in discussione. Mentre in Italia parliamo ancora della diminuzione degli incidenti, all'estero sono andati oltre. In determinati paesi europei discutono della diminuzione del CO2 e non più della diminuzione della sicurezza in Spagna, si chiede ai cittadini di andare piano per non inquinare. Il tema che bisogna andare piano per non fare incidenti è abbastanza sodato. Quindi, grazie a questo progetto, i cittadini di città metropolitana hanno avuto un generale miglioramento della loro qualità della vita, che anche dei dati non è in discussione. Siamo partiti, come dicevo, nel 2016 con la presentazione del progetto, così come prevede la normativa. Abbiamo avuto un periodo di concertazione di tre anni, quindi nei tre anni, così come è previsto proprio dal codice, Città Metropolitana ci ha fatto tutte le osservazioni per migliorare il progetto ed arrivare a quello che poteva essere eh, il progetto definitivo secondo le sue necessità. Nel 2019 il progetto è andato a gara. Europea, naturalmente. Nel 2020 è stato aggiudicato e abbiamo iniziato il servizio. Oggi sono 27 mesi di servizio all'interno della concessione che durerà circa 11 anni. L'intero progetto è basato sull'ecosistema Titan. Che cos'è Titan? Titan è la piattaforma software che abbiamo sviluppato. Abbiamo iniziato a sviluppare nel 2010, che ha come sua peculiarità il fatto di essere unica. Non perché eh, sia unica, non soltanto la sua unicità, ma unica nell'utilizzo, ovvero dà all'operatore di polizia locale la possibilità, attraverso un unico front-end, di utilizzare i sistemi che sono presenti sul territorio e di gestirne i servizi attraverso la propria supervisione. E questa è la vera unicità, perché attraverso un unico strumento l'operatore di polizia può controllare i sistemi di rilevazione eh, del codice della strada, quindi validarne le sanzioni, quindi spedirne le sanzioni sia in Italia che all'estero, ma può anche controllare i sistemi di videosorveglianza intelligente, non dovendo passare su un altro strumento. Questo permette di raggruppare all'interno di un unico database, che naturalmente è di città metropolitana in questo caso, tutti i dati relativi a quello che succede sulla strada. In più, cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato, e questo è successo quest'anno perché comunque il progetto è in continua evoluzione, una serie di eh, algoritmi di intelligenza artificiale che, eh, come vi farò vedere, permettono attraverso le stesse telecamere, che a regime saranno circa 310, di controllare alcuni eventi eh, che potrebbero generare eh, pericolosità, come ad esempio il fuoco o il ghiaccio, eh, utilizzando esattamente le stesse telecamere che vengono utilizzate per la videosorveglianza delle piazzole, che adesso vi spiegherò, piuttosto che dei passaggi pedonali. Ci sono quelle che noi chiamiamo applicazioni eh, differenti all'interno del progetto. Il progetto prevede circa 100 controlli delle piazzole di sosta. Perché i controlli delle piazzole di sosta? Perché pensate che soltanto l'anno scorso sulle autostrade italiane sono stati depositati 2.251 tonnellate di rifiuti abusivi soltanto all'interno delle autostrade. Città Metropolitana ha, devo dire, utilizzato molto bene il sistema. Grazie a questo sistema sono stati scoperti diversi crimini, in particolare una banda che operava proprio qua nell'area di Città Metropolitana che si faceva pagare per eh, scaricare i rifiuti all'interno delle piazzole di sosta. Eh, di questo andiamo molto fieri perché eh, oltre a aver rimesso al centro del controllo eh, la, la Polizia di Città Metropolitana abbiamo effettivamente misurato quello che era l'intervento tecnologico sul territorio. Ci sono 60 sistemi radar di rilevamento del traffico, sono sistemi che permettono il rilevamento in tempo reale della massa del veicolo, quindi la sua classe, e della velocità. Non sono sistemi sanzionatori, ma soltanto sistemi di analisi eh, per quello che riguarda il traffico. Questo per dare l'analisi in tempo reale dei flussi del traffico sulle principali alterie di città metropolitana, che appunto gestisce più di 700 km di strade. Poi ci sono 90 sistemi di controllo dei passaggi pedonali, sono sistemi che preallertano i veicoli in transito che qualcuno sta attraversando, ma oltre a ciò registrano anche tutto ciò che succede con una telecamera a 360 ⁇ sul passaggio pedonale. Questo perché, eh, come molti di voi sapranno, purtroppo il 22% dei morti sulla strada muoiono sulle strisce pedonali. Questo è un dato abbastanza allarmante quando io l'ho saputo anni fa e purtroppo non è in crescita e non è in diminuzione. Abbiamo poi 20 sistemi di controllo semaforico per le violazioni eh, di chi non si ferma alla lanterna di, diciamo, di colore rosso. Eh, qua nell'ultimo anno ne abbiamo installati diversi e devo dire che la situazione è altrettanto allarmante. Ci sono dei sistemi um, installati su arterie di città metropolitana che rilevano più di 80-100 passaggi con il rosso giornalieri. Non stiamo parlando di auto che si fermano oltre la striscia, stiamo parlando di veicoli che passano direttamente con il rosso senza proprio farsi alcuno scrupolo. E questo, diciamo, in una società in una strada più inclusiva. Dove vanno anche le persone con la bicicletta e par vogliamo parlare di mobilità sostenibile, non, non, non è assolutamente accettabile. Abbiamo poi 20 sistemi di rilevazione della velocità istantanea e 20 sistemi di rilevazione della velocità media. Quelli che vi ho elencato sono i sistemi che dovrebbero essere operativi a pieno regime. Attualmente dopo. Ehm, 27 mesi di lavoro, abbiamo raggiunto in pieno rispetto, forse siamo anche un, un po' in anticipo, eh, l'installazione di 132 sistemi a settembre. Eh, abbiamo dato, così come ci è stato indicato la città metropolitana, abbiamo dato la massima disponibilità in primis ai sistemi di monitoraggio delle aree di sosta dove effettivamente la situazione era molto grave. Abbiamo installato 7 sistemi di controllo dei passaggi pedonali, 40 sistemi di monitoraggio del traffico, 9 di controllo della velocità media, 6 della velocità istantanea e 9 controlli semaforici. Le telecamere di videosorveglianza installate hanno al loro interno eh, una, questa tecnologia di intelligenza artificiale eh, che consiste in un algoritmo che in automatico rileva sia il fuoco che l'acqua che il ghiaccio. Questo serve a preallertare la polizia di Città Metropolitana che in determinate aree dell'area vasta, perché questa è un'area molto vasta, ma gente più di 700 km di strade della ex provincia, eh, ci sono appunto eh, in itinere eh, possibili incendi o ghiaccio, anche per poter intervenire in tempo. Eh, siamo molto eh, fieri anche di aver installato questo sistema perché è di un nostro partner ed è stato sviluppato da una società completamente italiana. Sempre all'interno dell'investimento e eh, parte del progetto è stata la ehm, geolocalizzazione e ehm, rilevamento in geomapping 3D. Di tutte le strade di città metropolitana. Quindi noi abbiamo rilevato con una tecnologia ehm, molto innovativa un veicolo attraverso un veicolo con una telecamera 3D, abbiamo rilevato tutto ciò che è presente nei 749 chilometri di strade di città metropolitana. La durata del rilievo è stata di circa una settimana. Abbiamo raccolto due tera e mezzo di dati, quasi 190.000 immagini e eh, quelli che noi chiamiamo. Ehm, Punti di rilevamento, quindi una nuvola di punti di 2,8 miliardi di dati. Questi punti sono tutti gli oggetti che hanno una rilevanza all'interno della strada. Eh, ad, per darvi un esempio, i cartelli pubblicitari o le intersezioni che generano un passo carraio o i tombini che hanno una determinata rilevanza sulla strada e generano una vibrazione o le buche. Questo è stato un lavoro diciamo, molto importante anche dal punto di vista tecnologico. Oggi Città Metropolitana attraverso la piattaforma può rilevare e eh, recuperare il dato in 3D di tutte le sue strade. Ecco, questo è un esempio di come eh, l'operatore di città metropolitana può recuperare il dato sia attraverso la visualizzazione 3D sia attraverso degli strumenti che gli permettono anche di misurare, ad esempio, la larghezza della strada in un determinato eh, punto specifico per eventualmente poter fare degli interventi. Torno velocemente a quella che è la piattaforma, perché eh, la piattaforma unica permette una gestione molto più snella delle operazioni che si traduce in una migliore performance del servizio, ma soprattutto in un miglior servizio reso al cittadino. La piattaforma oggi permette la, il preavviso tramite l'APIO, quindi eh, credo che... Anzi sono certo che sia l'unica per ora in Italia che manda il preavviso con l'appio a chi prende una multa per eccesso di velocità. Questo che cosa comporta? Comporta che il cittadino avrà una spesa sensibilmente inferiore per i costi di accertamento e notifica perché non dovrà pagare il costo della, della delivery, quindi della notifica, dell'atto giudiziario e la sua stampa. Un esempio concreto, eh, il Comune di Firenze, sempre dai giornali, eh, 14 di ottobre, molti di voi che seguono eh, le, le tematiche relative ai comuni avranno letto sui giornali questa grande polemica dei sistemi di controllo di velocità che il Comune di Firenze ha installato all'interno del territorio comunale sostituendo vecchi sistemi che erano presenti da molti anni con sistemi di nuova generazione e ha quindi nell'arco di 4-5 mesi eh, rilevato quasi 500.000 sanzioni, un numero spaventoso. C'è questa grande polemica perché i cittadini si sono trovati a dover eh, ricevere molteplici sanzioni, perché? perché non le hanno ricevute subito, le hanno ricevute tra il 45 e il 60 giorno riporto esattamente quello che ha rilasciato i giornali l'assessore al comune di firenze attualmente il comune di firenze consegna in media le notifiche fra i 45 e i 60 giorni dall'infrazione e questi tempi non sono facilmente comprimibili perché non sono comprimibili perché il comune di firenze non ha una piattaforma unica il comune di firenze come tutti i grandi comuni italiani si è dotato di una struttura che gestisce gli apparati di una struttura che gestisce le sanzioni di una struttura che gestisce la riscossione ha suddiviso questa responsabilità e quando il volume dei dati aumenta i dati si perdono e il processo si rallenta. Il comune di Firenze ha 900 operatori di polizia locale che eh, a nostra conoscenza sono eh, altamente specializzati e operano eh, ad alti livelli, quindi non è un tema di performance dell'uomo, è un tema di organizzazione della struttura. Ora, che cosa succede invece in città metropolitana con 16 operatori? Il 68,12% degli atti viene notificato entro 10 giorni, il 90,26% entro 15 giorni, il 96% 0,85% entro 30 giorni. Ecco, lascio a voi immaginare, insomma c'è un po' di differenza. Sicuramente sono bravissimi gli operatori di città metropolitana, ma è diverso il sistema di gestione. Alcuni dati, do i numeri anch'io, dottoressa, un pochino più nel dettaglio. In questi 27 mesi abbiamo raggiunto 24 apparati di rilevamento sui 60 previsti, abbiamo generato un margine economico dell'ente progressivo, quindi diciamo il margine assoluto, non ancora quello incassato, che è ancora leggermente inferiore, come diceva la dottoressa, per i tempi, di circa 98 milioni di euro a investimento zero. Gli atti, riscossi, gli atti riscossi in maniera volontaria sono stati il 67% contro una media del nord-ovest eh, nord italiano del 45,9%. La percentuale di incasso della parte coattiva, e questo fa riferimento alla gestione anche del vecchio contratto perché quello nuovo è appena partito, eh, genera all'interno della piattaforma un incasso del 39,66%. Che sommato raddoppiato perché voi sapete che eh, quando non si paga una sanzione questa raddoppia riporta il 146,32% di risorse incassate rispetto al valore iniziale un incasso del 52% dei verbali stranieri e i due dati più importanti secondo me il numero dei ricorsi città metropolitana ha lo 0,95% dei ricorsi perché? Perché gli atti vengono notificati nei tempi che avete visto prima e perché la piattaforma permette ai cittadini di raggiungere le proprie informazioni in tempo reale e sicuramente in maniera eh, compliant con quello che è il GDPR e quindi la privacy. La media nazionale dei ricorsi è il 4%, quindi siamo eh, un quarto rispetto alla media nazionale come performance. Un altro dato secondo noi molto importante è il decremento che avviene già nei primi sei mesi, perché eh, quando viene installato un nuovo sistema la percentuale di rilevazioni rispetto ai transiti è dell'1,25% e scende già allo 0,87% dopo sei mesi. Quindi in realtà quando ci sono tutte queste polemiche riguardo ai sistemi di sanzionamento, Stiamo parlando di un veicolo su cento che non rispetta le norme ed è per quel veicolo su cento che spesso si fanno molte polemiche. Quindi, ricapitolando, sicuramente abbiamo aumentato la sicurezza stradale, abbiamo aumentato il rispetto e la cultura del codice, abbiamo aumentato il controllo del territorio. Abbiamo aumentato il senso civico, il senso di responsabilità, abbiamo dato disponibilità a tutte le altre forze dell'ordine di questi dati che abbiamo rilevato su città metropolitana e, secondo me, questo è molto importante, abbiamo creato delle risorse che possono essere reinvestite in parte da noi con quello che diceva... Eh, la consigliera delegata nelle scuole, perché abbiamo anche un progetto sulle scuole che fa parte del project per avviare i ragazzi alla sicurezza stradale, eh? ma soprattutto abbiamo dato molte risorse a città metropolitana che ad oggi vengono utilizzate per la manutenzione delle strade e tutto ciò che ritorna sul sociale. Questo è un mio eh, parere prettamente personale, ma ritengo che chi non rispetta le norme e venga punito. Eh, forse si meriti di dover pagare e, e credo sia corretto che questi soldi ritornino alla comunità. Abbiamo diminuito la mortalità, abbiamo diminuito la gravità degli incidenti e la spesa sanitaria, la congestione del traffico, i rifiuti e certamente abbiamo diminuito l'inquinamento. Con questo ho terminato, vi ringrazio ancora e passo la parola a Fabio. Grazie. Grazie. grazie Gianluca Longo, allora cominciamo la tavola rotonda, una tavola rotonda diciamo con eh, tutto, tanti temi e poi con ospiti importanti, Marco Granelli assessore alla sicurezza e protezione civile del Comune di Milano Simonetta Lobrutto primo dirigente della Polizia di Stato e dirigente della sezione Polizia Stradale di Milano Giordano Biserni, presidente dell'associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale Maurizio Crispino, professore ordinario del politecnico di Milano e membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Stefano Guarnieri, vicepresidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus allora io comincerei da, da Marco Granelli Marco, siamo amici da tanto tempo. La questione della sicurezza stradale, come tante altre questioni in Italia, è un po', viene sempre concepita un po' come un pendolo. No? Quando eh, in, la politica dice: ecco, fate cassa con le multe, un lato del pendolo, no? che è un'estremità. Poi succede che muore un ragazzo di 18 anni, figlio di una collega, Paola Di Caro, che è una collega del, del politico del, del Corriere della Sera, lo dico perché è il caso di cui, che citava prima Gianluca. Questo crea una forte emozione nella classe giornalistica e poi quello che fa i giornali e anche nella classe politica, perché Paola eh, segue eh, l'attuale premier eh, Giorgia Meloni, e, e immediatamente si torna a parlare per un motivo di sangue. Ovviamente un ragazzo la cui vita sta spezzata su un marciapiede, e quindi torna il tema della sicurezza. È come un pendolo. Ora in questo pendolo no, che porta da un estremo all'altro, ehm, un giorno Marco Granelli ha fatto una cosa assolutamente impopolare e da quella vorrei partire, ovvero ha scritto un post su Facebook, forse non se lo ricorda neanche lui, ma sì se lo ricorda perché c'è stato un sacco di polemiche, in cui ha detto chiaramente i limiti e le cose che noi mettiamo le facciamo non per fare cassa, ma perché vogliamo salvare vite. Punto. Quindi a un certo punto la politica prende una decisione, pianta un paletto. E da quello si comincia a discutere. Ora facciamo un giro di tavolo veloce, quindi ti, ti invito a, a, a introdurre l'argomento eh, con questo caso. No? Sì, grazie, eh, è vero. Il tema è questo: e purtroppo abbiamo una, una cultura nel Pubblica, hai detto bene, questa oscillazione, eh, però ricordo gli incidenti, passa velocemente. E, e anche durante, io ricordo quando affrontai uno dei prime in queste situazioni con incidenti mortali, quel bambino di 12 anni che morì eh, in via Solai. Io ricevevo lo stesso numero di mail, dopo qualche settimana, che protestavano perché ci dicevano di fare più controlli più sanzioni. E lo stesso numero di mail che diceva: Eh, ma insomma, ma vabbè, ho lasciato la macchina in sosta, ma proprio dovete darmi la multa. No? Eh, o come quello di una mail che ricevetti accanimento di un vigile eh, ed era uno in moto che diceva sì, sono passato col rosso, ma proprio fermarmi e darmi la multa. No? Ecco, questo è il... il è vero, ricevere una sanzione non, non è mai simpatico, lo dico, però appunto eh, dobbiamo... Insistere anche le cose che sono emesse qui oggi, mi complimento con Città Metropolitana, eh, con il partner eh, per, per le cose per questo progetto, per i risultati e per le cose dette. Noi dobbiamo creare una cultura di sicurezza dove dobbiamo proprio dire che certo capita a tutti di sbagliare e di fare delle sanzioni e di, di, di trovarci in, in una situazione di irregolarità, ma dobbiamo sapere che quella irregolarità... E trasgredisce delle regole che sono dei patti di convivenza tra le persone, perché sono state costruiti così, e che quelle regole aiutano a prevenire situazioni problematiche. E questo dobbiamo eh, portarlo fuori dagli ambiti di chi ci lavora ordinariamente, quindi conosce bene queste cose, e portarlo nell'opinione pubblica perché io ricordo in un confronto che feci in, in Commissione dei Trasporti, dato che adesso si sta decidendo, no? anche in Parlamento le commissioni, in cui mi trovai di fronte, lo, come si diceva una volta, all'intero arco costituzionale, eh, che è contrario a questa cosa dei comuni che vogliono fare più sanzioni, sul tema autovelo, sul tema ausiliario della sosta, tutti questi temi e che stavano approvando un progetto di legge, lo dico Baldelli eh, tanto siamo confrontati a lungo volte anche in televisione su questo con lui, un parlamentare che invece sostiene e porta avanti appunto una linea dicendo i comuni vogliono fare cassa dobbiamo difendere il cittadino dai comuni e questa eh, invece bisogna rendersi conto e bisogna conoscere queste situazioni noi abbiamo un dovere come istituzioni e come amministratori nel riuscire a far conoscere queste cose, perché le si conoscono davvero quando succede la tradicità. Mm, però poi passa perché noi tutti abbiamo una memoria labile e poi tutti pensiamo che no, non. Insomma, oh, l'ho messa lì un attimo, ma sono stato attento, ma devo prendere solo un caffè. Ecco, no, non ci rendiamo conto delle conseguenze che portano. E mi metto dentro io stesso guardare il telefonino quando, quando si guida, cioè è, fa parte della nostra esperienza umana. Non è... E allora dobbiamo, noi abbiamo una grande responsabilità, di riuscire a far cogliere questo, che quei comportamenti in cui incappiamo hanno delle conseguenze, come tutti i comportamenti, e purtroppo in strada le conseguenze possono essere gravi. E quindi tutto il lavoro di cambiamento di questi comportamenti, e poi certo, l'altro fronte è quello, e qui è emerso mi pare con chiarezza, che dobbiamo aiutare un sistema che rende più facile seguire le regole e oggi abbiamo una tecnologia che da questo punto di vista ci aiuta, abbiamo sentito le cose qui, ma ci sono oggi sul fronte tecnologico abbiamo eh, degli strumenti che, che sono... Dieci volte più efficienti ed efficaci di quello che avevamo solo qualche anno fa. E allora dobbiamo avere la grande capacità di utilizzarli a pieno, sia per aiutare la, la nostra attenzione. Se è vero che da una parte queste cose qui ci distraggono un sacco, eh, 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 però abbiamo anche una tecnologia che ci aiuta. Quindi dobbiamo investire su una tecnologia che aiuta ad essere più attenti ed esiste è una tecnologia che aiuta a rendere effic efficiente ed efficace il sistema sanzionatorio, è giusto, perché quella cosa della distanza, io ho incappato avendo messo noi a Milano, oggi abbiamo 18 autovelox, eh, purtroppo 14 eh, li ho messi io, eh, però... Eh, eh, io, nel senso le amministrazioni, con cui, perché poi io ho fatto il pezzettino, ma insomma cioè, le amministrazioni in cui ho, ho, ho avuto l'onore di, 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 di governare. Ecco, questa, questa, questo, questo aspetto qui dobbiamo riuscire a fare in modo che, ad esempio, la riduzione dei tempi di notifica, noi abbiamo un sistema che abbiamo sperimentato sulla sosta e adesso lo stiamo portando su tutte, sulle sanzioni di telecamere per riuscire a mandare l'app il più velocemente possibile per informare. Ed è vero quello che è emesso da questi dati, lo vedo anche dai dati del Comune di Milano. Quando le persone sono avvisate in maniera efficace, veloce, comoda, poi alla fine tendono a pagare, anche a pagare la sanzione in più. Cioè dobbiamo rendere facile anche questo strumento ed efficace e giusto, perché qualche volta, poi dopo, quando ci, ci incastriamo succedono anche le situazioni e sono gli errori umani. Quindi, queste due cose: uno, cultura che aiuta a spiegare le cose, aiuta. A, aiutare e far capire che noi stiamo aiutando il cittadino a non mettere nelle condizioni brutte, perché poi quando succede un fatto e la coscienza pesa a tutti, eh, ecco. e, e l'altro aspetto, aiutare con la tecnologia a rendere più facile e più giusto il sistema sanzionatorio Io passerei la parola a Maurizio Crispino che è in collegamento, professore ordinale Politecnico di Milano, non so se c'è se è collegato eccolo ehm. A lui farei una domanda tecnica, nel senso, ehm, buongiorno professore, ci sente sì? Noi non sentiamo lui però? Vediamo di sistemare l'audio. Noi non la sentiamo? No. Il bello della diretta direbbero, in effetti non c'è niente di bello, però comunque io l'ho sempre odiato quando mi succedono bene, in televisione so. mi succede mi succede esatto vabbè eh, datevi un cenno se dobbiamo recuperarlo dopo o dopo ok allora niente andiamo avanti eh, eh, lo so eh, eh, i tempi dopo lo cercherò di recuperare dopo allora Giordano Biserni eh, Presidente dell'Associazione Sostenitore Amici della Polizia Stradale eh, quando abbiamo fatto un po' una call introduttiva no? per capire un po' quali potevano essere i temi mi ha, eh, mi ha stupito un po' la verve anche di Biserni che mi ha detto una cosa che mi ha lasciato effettivamente un po' stranito e poi mi sono andato a controllarmela del programma dei partiti per queste elezioni è sparito il tema della sicurezza stradale eh? No, c'aveva ragione. Ma questa cosa mi ha lasciato, perché, ecco, vi ricordate il pendolo, no? Ecco, è, è un'estremità. Partiamo da questo, cioè che c'è un'emergenza in cui ogni giorno della gente muore. E di questo dovremmo ricordarci. Ogni giorno gente muore. Prego. Forse i partiti non, sa, non sanno che 36.145 persone sono morte in, in, dal 2011 al 2021. 2.656.428 sono rimaste ferite 400.000 in maniera gravissima irreversibile, 160 miliardi la spesa di questo, di questo lasso di tempo, 16 miliardi all'anno come mi ha insegnato l'amico Stefano secondo Stefano anche di più, quindi cosa vuol dire? Che questo è un argomento che non quando ho chiesto spiegazioni a un politico, non dico ovviamente anche se le elezioni ci sono già state, quindi non influenza più niente come mai in, eh, guardi bisogna, l'argomento non è attrattivo a me sono cadute le braccia, veramente. L'argomento non è attrattivo. Ma come? Ma qui stiamo, stiamo parlando di un, mo, un pedone morto ogni 16 ore, un, pedo, un, un cittadino italiano morto ogni 3 ore, mentre stiamo parlando sono già entrati in pronto soccorso in Italia almeno 4 pedoni, 2 ogni ora, e non è attrattivo. È chiaro che. Da Nonostante la mia esperienza sono rimasto di ghiaccio, allora mi sono domandato cosa sta accadendo. Sta accadendo molto semplicemente questo, che negli ultimi anni eh, è arrivata una sorta di narcotizzazione sul, sul tema dovuta al Covid ovviamente che ci ha preso tutti quanti il cervello e a volte anche di più. Eh, la guerra in Ucraina, eh, la, la siccità, le elezioni, tutto è arrivato tranne che la sicurezza stradale. Quella è stata eclissata completamente. eppure Eppure, eh, con il noioso rapporto che noi facciamo ogni fine settimana per vedere scopriamo che anche in ottobre, come in luglio-agosto, in un fine settimana perdono la vita 45 persone. Quindi mi, mi riferisco alla dottoressa prima 8 al giorno, tranne nei fine settimana perché sono 15 o 12 al giorno. Ecco, voglio dire semplicemente questo. Allora credo che sia un problema che merita la dovuta attenzione, cosa che non è avvenuta. Devo anche integrare quello che ha detto Gianluca Longo i pedoni ammassati sulle strade e sulle, sulle strisce pedonali non sono il 20% ma sono il, il 38%. Nel 2021 180 pedoni sono stati ammassati... Ah no, ho capito male, allora noi siamo più avanti. Mondiale, <ride> che siamo, ecco qui la classifica in cui siamo più avanti. 180 morti, pedoni uccisi sulle strade, 157 in ambito urbano, 23 in ambito exturbano. Dovrebbe essere una riserva di sicurezza, rischia di diventare una riserva di caccia al pedone. Eh, io mi domando se qua, quale sia la cura, io non la conosco in un paese che non ha ancora dimostrato di avere una strategia nazionale sulla sicurezza stradale. Non esiste un coordinamento fra le varie forze di polizia, non esiste, io sfido chiunque a sapere, oggi c'è la polizia stradale, la polizia locale, quante pattuglie ci sono intorno a Milano sulle strade milanesi, quante, dove. La destra non sa quello che fa la sinistra e tutte e due non sanno qual è il totale. Quindi io credo che sia ora di cominciare a riorganizzarci un pochino meglio, ci sono degli organismi preposti, c'è un codice della strada che lo prescrive. Manca un coordinamento, manca anche se vogliamo un'agenzia nazionale che cominci ad affrontare questo problema. Speriamo. C'è voluto purtroppo questo incidente gravissimo di Francesco Valdiseri che ha sconvolto un po' la situazione, insieme fatemi dire all'incidente dei sette ragazzi col sindaco, con l'ex sindaco di Liccione, sull'A4, tutte e sette morti su, su un'autostrada, che è il luogo più sicuro al mondo, in teoria, rispetto, rispetto al, all'area urbana. Ma altrimenti qui parole zero. Allora, sono tante le considerazioni che dovrei fare. Sento parlare continuamente di autoveloce, eccetera. Noi l'autoveloce in Italia lo vogliamo davanti alla scuola dei nostri figli e dei nostri nipoti, lo vogliamo al massimo davanti al circolo dove papà o il nonno va a giocare a beccaccino, il resto fuori dalle balle perché ci dà un enorme fastidio. Questa è la realtà dei fatti. Noi non riusciamo a capire, a far convincere la gente cos'è il significato di velocità, insieme all'altro elemento di rischio che aveva detto prima l'assessor Granelli, che è questa distrazione, noi chiamiamo la sbornia del Terzo Millennio, siamo tutti calamitati. Da questo strumento che veramente ci cattura il cervello, dobbiamo essere onesti, alzi la mano, chi non l'ha mai guardato o usato durante la guida, non alzatela perché meritereste una punizione dietro la lavagna a tutti quanti. Cioè, siamo di fronte a una situazione che non è più governabile, come noi pensavamo. Alla Sbonia d'Apol abbiamo aggiunto anche questa condizione. E non ci rendiamo conto che anche in area urbana, in quei 5-6 secondi in cui vediamo dove si può fare l'aperitivo pericena stasera, quando siamo agli otti a 50 all'ora. Facciamo 14 metri al secondo. Abbiamo già fatto 80-90 metri, quel pedone è sul cofano della nostra macchina e nessuno si rende conto della situazione. Qui c'è stato un vuoto totale. Perché io l'ho sottolineato anche ieri, in varie, ho avuto la possibilità di intervenire eh, in qualche trasmissione, anche dalla Falcetti, ho detto. Qui serve una comunicazione generale, se l'ha un po' presa perché non sono presa con la Rai. E dico tutta l'estate ci avete ubriacato di repliche contro repliche, ma qualche campagna sulla sicurezza stradale che spieghi i rischi della strada e i rischi di te che uccidi. Perché quella ragazza di 23 anni che ha ucciso Francesco sapeva che ora rischia da 8-12 a 12 anni di galera e fino a 15 anni di, di, di revoca della patente. Revoca solo platonica, perché in Italia la patente è un, una conquista a vita, poi prima o poi ritorna, c'è poco da fare. Cioè un'informazione mirata su questo specifico argomento non esiste, non c'è. Nel frattempo vediamo, ripeto poco coordinamento, io vengo dal, dal, dalla Polizia Stradale, cioè l'autore sono brutto, ci conosciamo da tanto tempo, devo assistere purtroppo con grande rammarico a questa politica del, della eh, revisione degli organici della Stradale che invecchiano purtroppo. Prima parlava la Toressa, parlava lei che è vicino alla pensione, pensi io, se le posso dire chi ha due giorni, io invece da tanto tempo, immagino Toressa, sono all'età in cui vengono già assegnati gli orti dai comuni, quindi anche ho lo sconto al cinema. Sì, ho lo, ho lo, sì, esatto, ho lo sconto all'ingresso al cinema e ho la licenza di pesca per acque dolci gratuita. Quindi sono una condizione, io bene che le posso dire le cosettine. Allora, ecco, allora ne dico una semplice, non riesco a capire. Nell'intervallo in cui vado nell'orto, come mai si chiudono i distaccamenti della polizia stradale? Ma scusate, quali sono le strade più pericolose in assoluto nel paese? Le strade statali e provinciali. Bene, noi nel frattempo abbiamo chiuso negli anni scorsi piccoli reparti: Sanremo, fino alle Ligure, Ceva, Domodossola, Borgomanero, eh, Lugo di Romagna, la nostra Rocca San Cassiano, abbiamo fatto una guerra totale: di tutti, dove il, il comune dava persino la, la sede gratuita vuol dire che non c'è attenzione su questo argomento e quindi il fatto, io mi stupisco che oggi ne parliate sono veramente felice a Milano fra l'altro non dovremmo fare magari a Roma perché a Milano 34 morti nell'area urbana Roma 121, è vero che è molto più grande però qui c'è un argomento che comincia a essere veramente drammatico grazie, riproviamo con il professor Crispino ce l'abbiamo? Ecco sì. mi sentite adesso? No, oh, adesso sì, adesso sì allora, Perfetto. professore, so che lei è in situazione un po' disagiata rispetto al nostro collegamento, quindi siamo rapidi. Io vorrei chiederle, eh, da un punto di vista, diciamo così, da, da esperto, eh, quanto è efficace il sistema di rilevamento, come, come, come efficacia, nel rispetto automatica, non so come dire per, per risolvere sì. le cose che, che ci siamo detti o quantomeno per mitigare. I problemi che comunque sulla strada ci sono sempre. Poi, poi parleremo con la polizia stradale del ruolo dell'essere umano che devo dire che è fondamentale. Prego. Allora, io ho una presentazione peraltro breve, la condivido. Mi dirà se eh, vede lo schermo, per favore. Per adesso no, però... No. Ecco, adesso sì. Ok, allora in supporto di questo progetto abbiamo fatto delle valutazioni su questo tema e quindi sono in grado di dare delle risposte. Quindi farò una veloce presentazione che riguarda appunto l'incremento della sicurezza stradale tramite il controllo della velocità con sistema di rilevamento delle infrazioni in regime sanzionatorio. Quindi i tre punti principali della presentazione sono il ruolo della velocità nella sicurezza stradale, l'efficacia del controllo delle velocità tramite sistema di rilevamento delle infrazioni in regime sanzionatorio e terzo, quindi quali sono gli effetti positivi in termini di miglioramento della sicurezza, quindi riduzione del numero e della gravità degli incidenti. Cominciamo a entrare nel dettaglio perché la velocità è importante sulla sicurezza stradale. Perché la velocità influenza le distanze di visibilità per l'arresto del veicolo, per il sorpasso e per il cambio corsia. La velocità influenza l'aderenza pneumatico-pavimentazione e la velocità influenza l'energia le d'impatto in un intamponamento tra veicoli oppure di un veicolo contro un albero, contro un palo della segnaletica, oppure contro pedoni. O barriere. Entriamo un pochino più nel dettaglio, non ci spaventiamo dalla formula. Questa è tratta dalla normativa. Se vediamo questo grafico a destra, ci mostra sull'asse verticale le distanze di visibilità che sono necessarie per un veicolo per fermarsi. Quindi vediamo 0, 50, 100, 150 metri, 250 metri, eccetera. Sull'asse orizzontale le pendenze. Quindi osserviamo la pendenza nulla per far prima. E osserviamo quindi come all'aumentare della velocità rappresentata da queste curve eh, aumentino le distanze di arresto. Per esempio a 70 km all'ora la distanza di arresto è 90 metri. Se diventa 80 km all'ora la, di, la distanza di arresto di visibilità per l'arresto è 110 metri. Se la velocità diventa 90 km all'ora la distanza di visibilità necessaria per arrestare il veicolo è 135 metri. Come vedete dalle percentuali, l'incremento della distanza necessaria per l'arresto, cioè che il guidatore deve avere avanti a sé libera da ostacoli per fermarsi, aumenta con la velocità. Quindi, se vengono superati i limiti, è evidente che eh, occorre una distanza per l'arresto superiore e quindi è più probabile che si verifichi un incidente. Lo stesso per il sorpasso. Forse non tutti sanno che la distanza di visibilità per il sorpasso è 5,5 volte il valore della velocità. Quindi se la velocità è 100 km all'ora, occorrono ben 550 metri di visuale libera per effettuare un sorpasso in sicurezza. Evidentemente, se la velocità aumenta, occorre una distanza di visuale libera ancora maggiore, ma se non è disponibile, aumenta la probabilità eh, di incidente. Lo stesso per il... Ehm, per le manovre di cambio corsia. Per quanto riguarda la pavimentazione, guardate questo grafico, sull'asse verticale abbiamo l'aderenza, la quota parte di aderenza longitudinale, sull'asse orizzontale, le velocità. Quindi, tanto più andiamo verso destra, aumentiamo le velocità, tanto più l'aderenza si riduce a parità di velo idrico. Quindi gli utenti dovrebbero sapere, ma non lo sanno, che aumentando la velocità, l'aderenza che ha a disposizione è minore terzo aumentando la velocità aumenta l'energia cinetica del veicolo con il quadrato della velocità di conseguenza anche gli impatti sono più violenti e eh, quindi col quadrato quindi se aumento la velocità del 28 per cento l'energia cinetica di impatto diventa maggiore del 65 quindi Prima conclusione, aumento le velocità, quindi aumenta la probabilità, e il numero di probabilità di, che si genera un incidente, quindi il numero di incidenti e anche la gravità degli incidenti. Quindi la velocità incide su due cose, numero e gravità degli incidenti. Allora va controllata. E quindi il secondo punto, come si controlla? Nell'ambito di questo progetto abbiamo già sentito che ci sono stazioni di rilevamento puntuale cioè della velocità istantanea o della velocità media. Eh, abbiamo esaminato eh, una parte dei dati disponibili e possiamo già vedere alcuni risultati interessanti. Guardate questo primo grafico, lo sto individuando col mouse, questo è il numero di passaggi giornalieri da giugno 2012 a giugno 2020 su una tratta soggetta a rilevamento di velocità. Delle infrazioni in regime sanzionatore. Diciamo che al netto di questo gradino i passaggi sono sostanzialmente costanti. Ma vediamo che cosa accade in termini di infrazioni giornaliere eh, rilevate. Dopo l'installazione del sistema, dopo eh, qualche mese, si è, avuto già, si è avuta già una riduzione. Vedete questa caduta netta del numero di infrazioni rilevate dal sistema ed una progressiva, anche se più lenta, riduzione poi negli anni successivi. Andiamo a vedere il rapporto tra infrazioni e il numero di passaggi. Eh, il rapporto di infrazioni e il numero di passaggi si è ridotto dal 2,22%, si è ridotto drasticamente nei primi mesi e ha continuato a ridursi negli anni e si è ridotto dall'inizio fino ad oggi. Di circa 13 volte. E se non fosse in regime sanzionatorio il rilevamento della velocità, allora abbiamo una tratta cam campione a titolo di esempio. Vediamo qui una tratta in regime sanzionatorio col suo numero di passaggi. Una tratta eh, in cui il rilevamento di velocità non è in regime sanzionatorio. E eh, questa tratta che abbiamo preso ad esempio ha un terzo del traffico della tratta in regime sanzionatorio. Ma guardate il numero di infrazioni. Il numero di infrazioni della tratta eh, in cui si rileva la velocità ma non in regime sanzionatorio è circa 100 volte il numero delle infrazioni che si registra sulla tratta in cui invece il rilevamento avviene in regime sanzionatorio. E se andiamo a paragonare gli indici, cioè il rapporto tra le infrazioni e i passaggi, posto che questa tratta ha anche un terzo dei passaggi, ovviamente questo rapporto diventa tre volte. Quindi l'indice infrazioni diviso passaggi giornalieri è 300 volte quello della tratta in regime sanzionatorio. Questa conferma che, se possiamo dire purtroppo, se non c'è eh, una sanzione, purtroppo il solo rilevamento della velocità che è percepito dall'utente, ma il quale percepisce anche di non essere sanzionato, risulta poco efficace ai fini del controllo della velocità. Dal punto di vista degli incidenti, la tratta che viene rilevata in regime sanzionatorio ha mostrato una riduzione di incidenti del 10%, quindi ci aspettavamo una riduzione del numero di incidenti, sì, si è registrata, una riduzione della gravità degli incidenti del 41% in numero di feriti, e anche del rapporto del numero di feriti per incidente che si è ridotto del 26%. Quindi anche l'efficacia del sistema di rilevamento di velocità in regime sanzionatorio, anche sulla sicurezza, è, eh, si è puntualmente eh, verificata. Quindi in conclusione, il sistema di rilevamento delle infrazioni in regime sanzionatorio abbiamo visto dai dati. Che analizziamo quotidianamente contribuisce effettivamente al controllo delle velocità nella tratta e contribuisce all'incremento della sicurezza stradale. Peraltro questo conferma eh, risultanze di altre ricerche internazionali su questo argomento, cioè che appunto l'irrigamento della velocità in regime sanzionatorio risulta effettivamente efficace per il controllo delle velocità. Quindi spero di aver risposto alla, alla domanda. Assolutamente, noi la ringraziamo, grazie. grazie alla sua disponibilità. Allora, stavo raccontando adesso alla eh, dottoressa Lobrutto, primo dirigente della polizia di stato, che questa questione della sicurezza stradale, è stata anche uno un, 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 è, è della polizia stradale, è stato anche il mio secondo giorno di lavoro. Eh, del mio primo lavoro al giorno, nel senso che mi mettono a fare il cronista. Polizia stradale Milano Ovest era una delle mie fonti e al secondo giorno di lavoro mi mandano fuori su un, su un incidente mortale eh, ho perso il controllo del, del, della sua vettura e siamo andato a schiantare e ai tempi ricordo il comandante Musio che, che, che operava lì credo che diceva che è in pensione bisogna sempre scordarsi che al netto delle, delle telecamere e tutte queste cose qua c'è poi la gente che sulla strada ci sta proprio fisicamente ci passa la vita a lavorativa, a volte viene anche investita e uccisa, perché questo capita anche per gli agenti, e che eh, ogni cosa che noi possiamo dare loro a livello di tecnologia, qualunque cosa, è qualcosa che, che, che è giusto dargliela. Allora, la ehm, dottoressa Robruto, quindi la domanda è, prima di tutto, beh, a livello della sua esperienza, qual è il rapporto con i sistemi di controllo della tecnologia? E la seconda cosa è quali sono le strategie, anche un po' ampliando lo sguardo sul livello sovra metropolitano Sì, buongiorno a tutti ho seguito con molta attenzione in effetti le, eh, gli interventi di chi mi ha preceduto eh, sono anche come dire eh, molto attratta sempre dalla, ehm, da Biserni perché ha questo suo essere politicamente non corretto che è invidiabile e quindi eh, in maniera anche un po' spigolosa in realtà dice sempre delle verità. Ehm, verissimo, il discorso, i discorsi sono stati fatti fino adesso e quindi la strada è un ambiente, un ambiente dove si vive: per alcuni è un ambiente di lavoro, per alcuni è un ambiente di viaggio, per altri è un ambiente di vita. È come dire, tutta una, um, come dire, è un mondo dove ci si muove con. Tante diverse modalità. Eh, il contesto chiaramente dell'infortunistica stradale, della sinistrosità, dei morti sulle strade, ehm, è un argomento che eh, spesso non piace affrontare perché affronti il momento ovviamente amaro del lutto eh, nei confronti di coloro che lo vivono in prima persona e eh, nei confronti alcune volte in maniera molto asettica di un dato che chiaramente è eh, sgradevole da andare a valutare. Ehm, L'infortunistica stradale ha degli alti e bassi, sono i corsi e i ricorsi storici, alcune volte eh, assurge agli onori della crona che altre volte, come diceva Biserni, è assolutamente eh, non valutato, non considerato. Ora, l'attività di chi opera in questo senso è un'attività che volta sicuramente a una serie di valutazioni. Eh, le valutazioni dei comportamenti eh, che vanno come dire, eh, considerati sotto tanti aspetti. Eh, tendenzialmente ognuno di noi è sempre portato a ritenere che il problema della sicurezza, eh, il problema del non rispetto delle regole è un problema degli altri, cioè, sono sempre gli altri che non rispettano, tendenzialmente non lo riconduce a te. No? La tua situazione è sempre una situazione piuttosto virtuosa. In questa dinamica fai fatica ad intervenire. Oggi noi riusciamo nelle aggregazioni sociali abbastanza strutturate, la scuola, ad intervenire nei confronti del mondo dei giovani, no? Si dice che i giovani, comunque, sono il nostro avvenire, è un dato di fatto. Eh, non esiste più l'educazione civica nella scuola, esiste una norma del codice della strada che è l'educazione stradale, e quindi in quel contesto riesci comunque in un modo o nell'altro a veicolare il messaggio, ovviamente, nelle varie eh, gradi della dello sviluppo del contesto scolastico e di studi. Facciamo molta fatica ad intervenire nel mondo adulto perché, perché aggregazioni sociali del mondo adulto sono poche, sono eh, quasi poco accessibili, eh, sono stati fatti degli esperimenti a, come dire, abbastanza avventurosi nel passato, c'è eh, forse Bisani se lo ricorda, a Piacenza, qualcuno che si è inserito dopo la predica del sacerdote durante la uh, celebrazione liturgica domenicale, con qualche piccolo vantaggio, con qualche svantaggio, però il discorso è che il mondo adulto è il mondo che oggi circola per lo più sulla strada. È molto sbagliato condannare per esempio i giovani nel discorso delle stragi del sabato sera, così come vengono definite eh, sui giornali, perché li condanni a un ruolo che non è vero che hanno, è vero che li vede coinvolti, ma sono in parte protagonisti, ma se vediamo le statistiche sul discorso degli incidenti... Eh, serali ricondotti nel fine settimana, il contesto ludico per eccellenza, vede maggiormente individuate una fascia d'età che è quella dei 35 anni, quella che va tra i 35 e i 40 anni. È vero che sono giovani, non sono i giovanissimi, e condannare comunque una ehm, categoria anagrafica è sempre un po' sbagliato perché poi connoti e sbagli le misure da adottare oggi. Eh, I servizi che eh, si pongono in essere quantomeno nell'organizzazione alla quale appartengono sono abbastanza svariati. Innanzitutto, non sono mirati solo ed esclusivamente alla categoria dell'automobilista, che è vero che è quantitativamente in percentuale è quello che viaggia di più su strada con eh, <coughs> le svariate motivazioni. Ma ci sono i conducenti professionisti, eh, quindi i conducenti di mezzi pesanti, e eh, in, questa, in queste. E poi trovi le svariate eh, come dire, classi di età, trovi l'ottoagenario che quando fa l'incidente o prende in contromano l'autostrada ti domandi come mai ancora la patente. Ma come giustamente diceva Biserni la patente ce l'hai, probabilmente la rinnovi con scadenze decisamente più abbreviate, però il, come dire, il mondo, l'ambiente consente di circolare. Ora eh, i controlli. Eh, come diceva l'articolo iniziale che era stato presentato lo mirava più al discorso dell'alcol eh, con una forbice molto ampia della possibilità di essere controllato, c'è da mettere in proporzione che noi siamo tanti, circoliamo veramente in tanti. Si parla di una sessantina di eh, milioni di veicoli circolanti nell'anno in Italia, ma Beh, ovviamente mettiamo tantissimi, mettiamo gli stranieri, mettiamo gli italiani, sono 365 giorni, eh, ci mettiamo il traffico commerciale, il traffico turistico, eh, le intenzioni di spostare il traffico su gomma per portarlo su ferrovia e quindi diminuire, quindi rendere più agevole la circolazione, sono tentativi che continuano ad andare avanti, ma evidentemente poi ci sono dinamiche che eh, chiaramente volgono in un senso opposto rispetto a quello che eh, è quello sperato, eh, il controllo viene fatto, è vero che il controllo esprime la sua deterrenza maggiore nell'immediatezza della verifica. Perché quando, ed è questo che era un po' anche all'origine del eh, discorso, quando lo posticipi molto nel tempo, se considerate che una violazione al codice della strada di stampo amministrativo potrebbe vedere il suo percorso eh, procedurale concludersi alla bella e meglio nei eh, 270-280 giorni oggettivamente è di tutta evidenza che il, il sistema, tra virgolette, sanzionatorio, di, 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 mh, eh, volto a punire il comportamento scorretto, è molto spostato nel tempo e quindi vivi di meno anche eventualmente situazioni legate alle sanzioni accessorie che eh, come sono quelle vissute in maniera molto più urticante, perché un conto è pagare una mancata eh, mh, allacciamento delle cinture di sicurezza, un conto è, ehm, è vedersi contestato una violazione di eccesso di velocità che, pre, che prevede la, eh, il ritiro e la sospensione del documento di circolazione, un conto è vedersi, soprattutto per chi fa, eh, chi Professionalmente utilizza la strada, vedersi levare il veicolo perché eh, per gli autotrasportatori non eh, hai rispettato i tempi di guida e di riposo e per altre situazioni. Quindi, sicuramente, tutto quello che tutti quelli che sono eh, le ehm, eh, innovazioni tecnologiche che portano a una ehm, contestazione della sanzione nel minor breve tempo possibile possono contribuire a rendere più consapevole del rischio, perché il problema è anche la non consapevolezza del rischio che tu hai vivendo la strada, perché eh, la, ehm, eh, come dire, il non rispetto della regola da parte di ciascuno di noi Può passare inosservato perché non succede nulla, può far accadere fatti che hanno uno spessore significativo, ma parlo dell'incidente con soli danni: no? è significativo perché comunque ti porta a un danno. Nel contesto sociale, del danno sociale che si parlava all'inizio, quindi di morti e feriti, ha uno spessore molto ma molto eh, assottigliato, poi è chiaro che. Ehm, dinamiche diverse, incidenti diversi, incidenti più gravi hanno un, una rilevanza di natura assolutamente diversa. E allora ehm, nella, nella dinamica del privato e del pubblico eh, anche il contesto eh, della Polizia di Stato si sta muovendo per poter ridurre al minimo tutte quelle che sono le, ehm, i termini per poter arrivare. Alla far conoscere all'utente che ha sbagliato e che oggettivamente deve pagare. Magari potremmo anche eh, considerare che il sistema che oggi porta alla valutazione, che è il diritto poi eh, legittimo che ha qualsiasi utente di potersi opporre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere anche un attimo accorciato nei, nelle tempistiche. Cioè, più alcune procedure diventano eh, ehm, stringenti nei tempi e anche il discorso relativo all'utente che non ritenendo, ritenendo iniqua la sanzione o la contestazione fatta può vedersi ehm, soddisfatto o nella ragione oppure nel dover eh, come dire, pagare la sanzione. È vero quello che dice Biserni, il discorso che oggi fai un po' fatica a capire chi c'è sul territorio, però c'è anche da dire che il territorio oggi, come in quella che è la sicurezza più generale, ha le sue aree di competenza dove eh, per quello che riguarda la città eh, metropolitana piuttosto che il centro urbano, cioè la, eh, esiste l'opera, la, pol la polizia locale. Con tutta una serie di dinamiche al di fuori esistono le altre forze di polizia. Io credo che cercare di trovare sempre un'integrazione alcune volte fai molta fatica e diventa alcune volte anche utopistico, perché ogni struttura ha una sua dinamica che eh, necessariamente ehm, richiede determinate cadenze e ehm, determinate situazioni. Ora, Esistono anche a livello territoriale uffici che sono deputati al coordinamento delle forze sul territorio e tutto sommato sotto questo aspetto mi sento oggettivamente non tanto di dissentire in assoluto ma che creare delle sovrastrutture ulteriori probabilmente potrebbe un po' appesantire il sistema. Eh, il ritorno però che, ehm, che dai controlli si deve avere è quello di cercare di abbassare quella che è la ehm, soglia del pericolo, perché la strada non è astrattamente pericolosa, cioè i titoli di stampa che alcune volte eh, escono sui giornali, la strada assassina, la macchina assassina, alcuni anche messaggi pubblicitari, ricordo senza fare nome e cognome, una pubblicità di un autoveicolo che da 1 a 100 km ci metteva 8 secondi. E che quindi rendeva cattivante l'acquisto di, di quell'autoveicolo. Allora è un discorso decisamente molto più ampio dove nel concorrere alla sicurezza stradale tutti quanti dovrebbero comunque eh, rivedere rimodulare alcuni messaggi perché come veicoli il messaggio che effettivamente puoi bucare o meno l'attenzione eh, della, della platea a cui è rivolta nella circostanza l'utente della strada. Oggi, eh, il controllo è vissuto sicuramente in maniera urticante nel principio del perché controlli me, non controlli l'altro. Eh, eh, le violazioni eh, purtroppo vengono rilevate eh, ed è evidente che nella quantità di eh, eh, regole che contiene il codice della strada, alcuni, come dire ritengono che sia quasi soffocante, no? Cioè ogni mossa che fai è, è come dire una regola che devi rispettare, ma è nella quantità di alcune volte il contesto di mettere a confronto le varie legislazioni dei vari stati, eh, se tu passi il confine con la Svizzera, in Svizzera il limite di velocità diventa penale. A questo ci arriviamo, facciamo una, un secondo intervento su questa cosa un po' vista fuori da, dalla città metropolitana di Milano, ma vista anche fuori, forse fuori dall'Italia. Ci arriviamo tra un secondo. Stefano Guarnieri, senza un applauso ci vuole perché... Stefano Guarnieri, vicepresidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, adesso ci dirà cosa okay. fa l'associazione, però intanto mi è venuto in mente che negli anni 80-90 c'era... Questa pubblicità di Olivero Toscani che aveva fatto uno scalpore enorme, praticamente aveva preso le foto degli incidenti e le aveva messi, spiattellati, per far vedere che se uno non rispetta le regole, ecco quello poi è la fine che può fare. Ed è una fine che de devasta le vittime, ovviamente perché sono vittime, ma devasta anche secondo me chi le rende vittime, perché certo. anche uno che investe, non penso che poi se la passa bene a livello di coscienza e a livello di morale. Io con la ragazza, come me, nel caso di Roma ci sono due vittime. Quello che è morto è anche la ragazza che no, ha la vita sì. rovinata. Ovviamente non hanno, stessa, diversa, sì. non hanno la stessa. Non hanno lo stesso peso, Chiamerei però diversa, chiaramente sono. Ecco, bisogna forse agire sull'educazione da questo punto di vista, no? Per brevettare sì. entrambi. Allora, diciamo, eh, ovviamente io porto la mia esperienza di familiare di vittima, quindi Lorenzo è stato ucciso come Francesco 12 anni fa da un guidatore ubriaco e irrigato, e da lì siamo nati come associazione e andiamo e cerchiamo di lavorare per salvare delle vite insieme a chi lo fa di lavoro come la Polizia Stradale e tanti altri partner. L'ambito dell'educazione è un ambito importantissimo perché, eh, io credo perché quello che è stato già detto adesso, nel senso sembra ovvio, no? sembra molto ovvio, ma in realtà noi eh, quando parliamo di educazione facciamo un percorso che cerchiamo di fare attraverso... Un ciclo del cambiamento che è normale, che avviene da tutte le parti. Quindi si parte con l'awareness, con la consapevolezza, col commitment, quindi con la volontà di cambiare e col move to action, cioè con fare in modo che effettivamente le, le persone cambino. Ma dice, ma perché c'è bisogno della consapevolezza? Perché se ne rendono conto i ragazzi e le persone che questo è pericoloso? Assolutamente no. Perché come diceva alla fine del suo intervento la dottoressa Lo Brutto. Eh, C'è un sistema intorno, e voglio essere anche qui come mio amico Giordano, politicamente incorretto, che da anni ci condiziona, ci condiziona completamente, condiziona attraverso la pubblicità e condiziona attraverso i media, che è il sistema dell'automotive. Io vi inviterei a vedere le pubblicità che ci sono ultimamente. Insomma, no? mm. Ce ne sono alcune in cui addirittura passano dei pedoni e per passarli si apre un tunnel, quindi all'interno si apre un tunnel e uno entra dentro. Oppure vi accorgerete che non c'è un pedone, non c'è una macchina che va incontro, non esiste in ambito urbano una situazione di quel genere senza ciclisti, e questo è qualcosa che ci condiziona, ci porta a vedere il sistema strada come un sistema sicuro. I media non ci aiutano, poverini, ma non è perché sono cattivi loro, eh, ma. Perché utilizzano una terminologia che tende completamente a deresponsabilizzare la persona e a dare responsabilità alle cose, e soprattutto, appunto, tende a portare l'incidente, che noi non chiamiamo mai così: lo chiamiamo scontro o collisione, non usiamo mai il termine incidente quando scriviamo, a essere un elemento di fatalità. E oggi c'è sul Corriere un'intervista un che mi hanno fatto e proprio mi ha colpito molto il fatto di Francesco che i colleghi del padre e della madre, quindi due, due persone, evidentemente, persone evidentemente che avevano a, a, a cara la situazione, hanno scritto appunto ucciso da un'auto e che la Colombo è una strada killer, un piffero. Niente di tutto questo, è ucc stato ucciso da una guidatrice e che procedeva a altissima velocità e sotto l'effetto di alcol. Quindi diciamo le casualità sono ben evidenti e quindi per questo bisogna andare nelle scuole, perché a quel punto noi lavoriamo sulla consapevolezza. Anche insieme alla polizia stradale, spesso lavoriamo e dire: guardate, non è questa la realtà. La realtà della, della, de, della strada è che è il posto più rischioso dove noi andiamo ogni giorno. E quindi è bellissimo vedere, io dico sempre, vediamo un modello di mobilità diverso. Quindi li facciamo vedere che esistono anche altre cose. Esistono altre cose, esistono mobilità diverse nelle quali noi dobbiamo tendere. Eh? Io la penso così, quindi tendere a città 30, tendere. A situazione in cui la mobilità sia veramente un diritto di muoversi senza, senza morire. Perché questo sta succedendo. No? Noi, l'articolo 16 della nostra Costituzione ci dà il diritto alla mobilità, eh, però c'è diciamo, una legge naturale che ci dice che noi dovremmo muoverci senza morire. Perché non c'è scritto da nessuna parte che l'essere umano per andare da A a B debba morire. È il sistema di mobilità che abbiamo scelto. Ora non lo possiamo cambiare domattina per cui è evidente che la prima cosa che devo dire ai ragazzi è lavorare sull'elemento consapevolezza. Poi ovviamente lavoriamo anche un pochino sul commitment, cioè cercare di spingere la volontà delle persone e lo facciamo generalmente, qui utilizziamo molto i paradigmi dell'Università La Sapienza, del progetto Icaro, quindi psicologici, di attivazione, quindi attivazione emotiva, raccontando delle storie, quindi i ragazzi si attivano. E, 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 e riconoscono anche che loro hanno un ruolo, e come diceva la dottoressa Lobrutto, e questo l'abbiamo provato. Poi spesso noi tendiamo a colpevolizzare i ragazzi. Io dico sempre: voi siete le vittime, e potenzialmente non siete assolutamente il problema, e potete essere la soluzione, perché i dati in ambito urbano, almeno su Firenze, ci dicono che il, diciamo, il, il, lo schema di chi, di chi uccide sulla strada è principalmente 35-40 anni: uomo per l'80%, no? c'è anche la donna, ma per l'80% uomo. Quindi facciamo questo aspetto educazione, ma ovviamente non basta, ci vuole una comunicazione continua, ci vuole una comunicazione continua in tutto, perché è evidente che solo l'aspetto educativo, se io vado lì una volta, sì, posso colpire, ma questa comunicazione deve essere continua in tutti i suoi aspetti. E credo che sia importante, mi ha fatto piacere molto vederlo, il fatto che abbiamo bisogno di un po' di numeri, no? quindi abbiamo bisogno di misurarci che sull'educazione è molto difficile però esistono degli studi che ci dicono una cosa sulla comunicazione ci dicono che la comunicazione in ambito di sicurezza stradale acquista un'efficacia e si amplifica l'efficacia se io insieme alle campagne di educazione le focalizzo cioè faccio campagne di educazione su un tema specifico quindi decido di fare la campagna sull'alcol, decido di fare la campagna di velocità e accanto a quella campagna faccio i controlli allora si passa da 5%, 15%, 40% di efficacia. Perché se io mi dimostro serio, poi le persone mi credono. E, e questo credo sia importante a livello locale. Quindi, questo credo sia molto importante perché eh, è evidente che se io vado dal, dalla persona, dal, dal bambino, dal ragazzo, e gli dico: Non deve, deve allacciarti la cintura, se il ragazzo esce, il padre non si allaccia la cintura nessuno lo ferma. È evidente che il modello educativo di questa persona sarà più probabilmente il padre di, di me. Però se questo accade evidente, evidentemente lui può cambiare. E chiaramente poi dobbiamo anche comunicare bene col cittadino, io credo questo, questo aspetto. Ora ehm, Gianluca manderò la tua slide a Nardella così insomma, <ride> sul discorso della tempestività della sanzione che è importantissima, no? Perché... È evidente, insomma, insomma l'esempio è semplice. Se io ho un cane, un cane piccolo che mi fa la pipì in casa, lui mi fa la pipì in salotto. Se glielo dico, dico dopo 15 giorni, lui mi continua a fare la pipì in salotto per 15 giorni. Noi non siamo molto diversi biologicamente dagli animali, no? questo non lo dico io, lo, lo dicono in tanti studiosi. Quindi è evidente che la tempestività con cui noi possiamo notificare le sanzioni è un punto importante, non solo quello, ma se posso anche la capacità di trasparenza che i comuni dovrebbero avere nel comunicare al cittadino cosa fanno con quelle sanzioni. In maniera molto... No, io parlo per me, no, quindi no, non parlo per Milano, ma in maniera predittiva... Anche, parlo anche per Firenze. C'è una delibera di giunta. No, 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 no. Prima... Tutti i numeri. Sì, ma è molto larga. Eh? Cioè io vorrei sapere quali sono i progetti sulle quali sono stati infilati direttamente e vorrei un sito web dove vedo questi progetti che io non ho sul sito del Comune di Milano, come dei comuni anche degli altri comuni, no, la no. delibera con la Non, non, non l'ho trovato comunque va bene e, e, e deve essere predittiva secondo me, cioè quello che ho preso quest'anno lo devo vedere come lo impiego negli anni successivi e poi ovviamente io parlo per la realtà che conosco non quella che non conosco e quindi l'aspetto di comunicazione deve essere importante secondo me quindi questo aspetto qui deve essere assolutamente importante perché il cittadino va trattato da adulto e, nel momento in cui gli tolgo le scuse è evidente che poi dopo anche lui mi potrà seguire. E quindi chiudo su questa cosa qui sul discorso che spesso mi trova a che fare su un approccio ideologico, no? perché spesso noi diciamo quando si parla di sicurezza stradale eh, vabbè, è un problema di educazione perché manca l'educazione, poi l'altro si dice: mancano i controlli. Le infrastrutture non esistono. In realtà, gli inglesi ci, ci dicono che le tre e servono, cioè education, enforcement, engineering, è il problema con cui noi dobbiamo affrontarlo tutti insieme. Quindi se facciamo solo educazione e non facciamo sanzioni e non lavoriamo per avere delle infrastrutture che devono anche fisicamente ridurre la velocità, proteggere dagli errori, proteggere i pedoni, è evidente che non miglioriamo. Se facciamo tutte queste tre cose insieme, avendo una direzione, è chiaro che si possono salvare delle vite e evitare dei dolori come quello che tanti, tanti familiari di vittime hanno. Grazie. Allora, sulla strada andiamo lenti, ma visto che siamo in ritardissimo, adesso qua andiamo velocissimi con le parole. Eh, Biserni velocissimo. Eh, mi sono reso conto mentre parlavate che non per una questione di aumento delle disponibilità economiche, ma proprio per questione di auto, la mia prima auto aveva 56 cavalli, l'ultima ne ha 199, la prima moto aveva 45 cavalli, l'ultima ne ha 110, quindi forse non è che abbiamo anche tutti quanti mezzi un po' troppo veloci? Abbiamo dei proiettili, se lei considera che sul mercato ci sono delle moto, mi devo occupare la prossima settimana di questo argomento, che in prima fanno i 130, 140, in prima marcia il mio giubileo in quarta, il giubileo Gilera 98, <ride> faceva in quarta i 90-100. I da 0 a 100 vanno in meno di 4 secondi, fanno i 320-330 km orari, e sopra non c'è sempre Valentino Rossi o il campione del. mondo, ci sono anche di, degli inesperti. È, il problema, qual è, è che la velocità è un'attrattiva fatale. Tu, se vuoi essere, forare, devi parlare di velocità. Io non dimenticherò mai un evento come questo nel quale si parlava di sicurezza stradale, arrivò un ragazzo in moto, che aveva avuto un incidente in moto, quindi era paraplegico, cominciò a parlare del fatto che lui faceva formazione sulla velocità in pista per questo tipo di, eh, di, di problema che aveva. Alla fine ci furono fu una serie di domande davanti a una scolaresca di giovanissimi, Avevamo parlato tutti i sacenti, eccetera, come me, come gente che aveva visto qualche cosa, qualche esperienza, perché io ero andato a prendere le misure, capito, per tanti anni. O a suonare un campanello alla mattina a dire a una famiglia c'è un problema. Purtroppo eh, Marco non torna a casa o quantomeno è grave. Bene, tutte le domande che eh, furono fatte dopo dai ragazzi, erano tutte su che velocità si raggiungeva in pista in quelle condizioni in moto, per i paraplegici. Lui era campione italiano dei paraplegici in moto. Io ho detto: o qui ho cambiato, o ho sbagliato indirizzo, sono fuori. Questo per dire che l'attrazione della velocità rimane comunque, non c'è niente da fare. Ora bisogna ostacolarla in qualche maniera, o col convincimento informativo, oppure con dei mezzi un pochino più forti. Noi siamo un Paese che comunque vogliamo ostacolare la velocità. Con gli autoveloxi, però devono essere segnalati, con il lampeggiatore, eccetera. Presto arriveremo alla banda della polizia che annuncia la presenza di un autovelox. Poi, quando superiamo il confine con la Slovenia o con, o con la Svizzera, allineati e coperti, vai chi parla perché di impallino. Non è arrivato il mio amico la settimana scorsa. Mi ha detto: ho fatto un salto di là, di là dove? Di là in, in, in Austria. Oh, mi hanno impallinato subito, veloci, eh? sono stati 20-30 euro per 5 km sopra, ma erano lì, sì, sì, mi hanno sparato col fucile. Meno male ho detto che è andata così. Ecco, voglio dire, eh, la velocità e i mezzi sono, sono spesso adeguati alle ante del portafoglio nostro, soprattutto dei genitori, non alla nostra coscienza e alle nostre capacità di guida. Grazie. Allora, dottoressa Lobrutto, eh, anche qui stavo ripensando un attimo alla mia esperienza. Io credo di aver preso boh, 200 multe per il divieto di sosta sulle strisce blu o gialle, vabbè, quello è parcheggiata, è eh, giusta però, però nessuno mi ha mai fermato mai in tutta la mia vita per un controllo, per un test dell'alcol o per un qualunque altro motivo che non fosse, eh, nessuno mi ha mai fermato proprio e questo è, è secondo me il problema, no? Però è un problema che è anche un po' complicato perché ci vogliono le forze dell'ordine, ci vuole dotazione, ci vuole, ci vuole che bisogna crederci di brutto su questa cosa, ci vuole un essere umano lì, no? Non posso mettere certo in discussione che ehm, la frequenza dei, eh, a cui una persona, la probabilità, ho sbagliato, a cui una persona può incappare in un controllo probabilmente ha una media un po' elevata. La logica di tutta eh, l'organizzazione che vuole portare come fa città metropolitana a una dinamica dei controlli più costante, adesso si parla di controlli velocità, ma possono essere tutta un'altra tipologia che oggi la normativa consente di poter rilevare da remoto e quindi di fatto come dire, andare a un po' riempire quel gap perché il controllo non è solo il controllo che io faccio di persona con la pattuglia che ferma, è un controllo, come dire, che nel nostro immaginario collettivo è quello insomma al quale facciamo riferimento. Ma i controlli che vengono fatti oggi parlo di eh, Tutor 3.0 piuttosto che tutti i sistemi da remoto, quelli sono dei controlli che consentono. No, di massimizzare la punizione a carico dell'utente della strada, ma il controllo è volto a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, a rendere più sicura la strada per tutti in ragione di coloro che non rispettano la norma. Quindi ehm, non so con quale criterio o con quale logica è stato fatto quell'approssimazione, ehm, però è vero che spesso... Eh, quando ti ecepiscono che c'è poco controllo su strada, ehm, con, ehm, questo eh, quest approccio è eh, riconducibile al controllo fatto dall'operatore. Credo che i controlli in generale, cioè, parliamoci in termini molto chiari, il tutor per quello che riguarda l'esperienza della stradale è entrato a pieno regime nel 2007. Se pensiamo che nel 2007, e non era su tutta la, la rete autostradale, eh, se nel 2007 le prime tratte avevano prodotto 2 milioni di violazioni, oggi eh, si sta chiaramente passando alla stessa apparecchiatura, ma decisamente molto più voluta e deve essere necessariamente così. Eh, per quello che riguarda la polizia stradale, le violazioni si sono abbattute notevolmente. Non è che si sono abbattute perché i portali vengono tenuti spenti. Si sono abbattute perché il maggiore. Perché è la logica sulla quale si fonde il tutor. Calcolando la media della velocità e quindi non l'istantaneità, perché poi capita che quando si fanno i controlli con l'autovelox, soprattutto su alcune postazioni fisse. L'utente lo conosce, arriva. Io tutti i giorni faccio il cavalcavia Stevens. Per cui 70 km orari lì sono duopo, perché, se no, vai a tamponare quelli che ti stanno davanti. Perché sanno che lì c'è l'apparecchiatura, la, e quindi come dire, eh, modulano il comportamento in ragione del controllo. Che va bene nella logica, ripeto, della, della velocità media. Il maggiore o, o quelle violazioni, tante, tutte quelle violazioni che oramai eh, 13 anni fa erano state prodotte si sono eh, notevolmente ridimensionate perché l'utente sa che per poter viaggiare su quella strada devi mantenere quel comportamento e quindi limitare la velocità. Anche quello è un controllo, è un controllo che non so se è stato considerato nella stima che è stata fatta dal giornalista che ha prodotto quell'articolo, però è di tutta evidenza che nella cultura un po' italica, come dire, il controllo è indispensabile perché altrimenti è proprio L'utente è proprio portato a non aderire alla norma perché la, la, la norma, come si diceva, non fa comodo a nessuno. La velocità di cui si parlava prima e parlava Biserni, cioè quando vai nelle scuole devi veicolare i messaggi con, noi non siamo dei pedagogisti per cui abbiamo eh, fatto ehm, come dire, riferimento all'Università, alla Sapienza di Roma che ci ha dato una serie di, come dire, eh, arnesi, eh, eh, linee guida, arnesi da utilizzare eh, nel parlare con il mondo giovanile, perché se tu vai a sciorinare come i dieci comandamenti, non devi, non devi, non devi, non, sei uno sfigato. È chiaro che nel mondo giovanile lo sfigato non buca, buca chi, chi eh, come dire, normalmente contravviene alla regola perché sono esattamente i comportamenti contrari che ti rendono. Forte nei il leader, il, come dire, il trascinatore del gruppo. Allora con metodiche che non sono, eh, come dire, anche popolari, perché eh, vai a eh, veicolare dei messaggi che devi cercare di, di convincere il mondo giovanile sulla virtuosità di quello che devi dire perché il mondo giovanile non percepisce il pericolo della vita, ma è normale che sia così, ma un ragazzo di 15-18 anni può pensare oggi che domani non ci sarà più, ma è nel suo orizzonte cosmico che non c'è. Quindi il far comprendere il problema del rischio e che il rischio può portare alla morte che non diventa più un problema tuo, diventa un problema degli altri, dei tuoi congiunti e della società. Può diventare un problema tuo che cosa? Il veicolare, il messaggio che tu domani non puoi essere quello di oggi. Perché il danni che eh, ti ha causato l'incidente in cui sei in corso non ti può più consentire di andare a sciare o di andarci con determinate altre, in determinate altre condizioni. Quindi nella. Modo non dolce, perché non bisogna raccontare la bella favola. Normalmente in questi contesti, purtroppo, non c'è il lieto fine. Perché se ci fosse il lieto fine, non ci saremmo noi. Allora, veicolare un messaggio che sia sicuramente dimonico, sicuramente educativo, ma che comunque buchi l'obiettivo a cui tu vuoi arrivare, che è quello di cercare di creare eh, la maggiore sicurezza possibile nel, nell'ambiente strada. Grazie, quindi educazione, educazione, educazione. Granelli, ho visto che ti sei preso due fogli pieni di appunti, quindi a questo punto direi tira le conclusioni di questa tavola rotonda. Pensavo no, appunti ho preso così, ma eh, io penso che già un po' di cose siano emesse in chiarezza. E sul fronte, sicuramente educazione, campagne, eccetera, dobbiamo fare un, un salto di qualità e le cose che adesso Toressalo Brutto diceva sono fondamentali perché. Eh, per fare una campagna bisogna farla bene, non solo farla, ma farla bene e farla con gli interlocutori. Quindi penso che questo, anche come, sia come istituzioni locali, associazioni, eh, eh, imprese e, e forze dell'ordine, forze di polizia, dobbiamo su questo chiedere con forza. So che anche Ance aveva chiesto questa cosa ai ministeri, il Ministero dell'Interno, al Ministero delle Infrastrutture, di lavorare. Su questo fronte, campagna, cioè far conoscere e, e lavorare in maniera efficace. E poi c'è l'aspetto delle norme, cioè dobbiamo lavorare perché chi, come le persone che sono qui oggi, <coughs> hanno gestito, hanno avuto l'esperienza di queste cose, sanno da vari punti di vista, insomma, che cosa succede sul territorio, sulle nostre strade, sulle nostre, nelle nostre città, eccetera. Dobbiamo riuscire a far cogliere anche eh, maggiormente a quegli ambiti ist istituzionali un po' più distanti dal concreto, intendo ministeri e Parlamento, queste cose. Eh, io ho toccato con mano come riferivo prima, la differenza che c'è, la differenza non è politica, è trasversale. Cioè chi è amministratore locale, chi, fa, chi eh, ha avuto perché si impegna direttamente con le associazioni, chi nelle, nelle, nella polizia stradale, le polizie locali, eccetera. Le, le, chi lavora, la tecnologia le imprese toccano con mano queste cose, si rendono conto di questo aspetto. Chi invece è più distante coglie di più. L'opinione pubblica, quando sente parlare di multe, si agita e, e, e risponde in un'altra maniera. E quindi dobbiamo riuscire probabilmente a lavorare, perché, ad esempio, adesso andrà a breve in conferenza unificata un ultimo decreto su, sugli autovelox, ecco, una roba così, no? di, di linee guida. Guardo il dottor Sansone della Polizia Locale di Milano, a cui ho dato da analizzare questo perché l'ho letto due volte e mi è venuto un mal di testa. Il ma eh, 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 ecco, adesso dovrebbe finalmente arrivare, c'è cioè, il parere di tutti, però lo dico per riuscire. Anche dobbiamo fare poi delle norme applicabili. Qualche volta io sospetto che quella cosa lì sia per non far fare niente a nessuno, ecco, no? eh, 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 capita qualche volta. Lo dico così perché devo usare il condizionale, però ecco. Poi le cose vanno fatte bene, eh? perché poi le cose vanno fatte bene, dobbiamo guardarle tutte, fino in fondo. Però qualche volta il sospetto a me è venuto. Qualche volta a me è venuto il sospetto essendo appunto cimentato con mano. E meno male che ho avuto dei, dei, dei funzionali, dei dirigenti che mi hanno aiutato su questo. Però quindi rapporto con Ministero e Parlamento, Parlamento, abbiamo bisogno di norme semplici e chiare perché qui... C'è in gioco molto, c'è in gioco eh, la sicurezza delle persone e dei diritti delle persone, la mobilità, la responsabilità e c'è in gioco un lavoro mh, assiduo di tantissimi che, che operano con competenza. Poi, certo, c'è qualcuno che è venuto fuori, lo scandalo delle omologazioni, delle cose, del fracasso, è successo, eh? Cosa è? Cosa vera, per qualcuno che ci ha giocato, c'è stato. Eh, allora lì che si intervenga, si vada giù decisi, però che non si complichi troppo la vita di tutti e soprattutto di chi deve far rispettare le norme, di, che, di chi deve lavorare per la sicurezza di tutti noi. E poi l'ultimo aspetto è che noi anche ri, sul codice della strada, ad esempio questa cosa dei sanzionamenti da remoto, Fa sempre fatica a passare recentemente, settembre 2020 si sono fatti dei passi avanti ed altri. Dobbiamo riuscire, no? Perché viene vista sempre questa cosa del remoto, Mentre invece, se vogliamo far sì che gli agenti della polizia stradale, delle polizie locali, di tutte le forze di polizia lavorino laddove l'aspetto umano è fondamentale. I controlli dell'alcol, quelli con che si dicevi prima. Allora, dobbiamo fare in modo che tutto quello che possiamo fare con la tecnologia e, e, e da remoto lo facciamo con la tecnologia, in modo che liberiamo risorse per riuscire ad avere i controlli. E l'ultima cosa, la strada. E mi piace che qui sia messo questo titolo: cioè siamo tutti sulla stessa strada. E io aggiungo: la strada è un luogo di vita. Certo, è il luogo dove passiamo, magari autostrada, no? ecco, ma le strade delle nostre città. Eh, sono i luoghi dove viviamo, dove incontriamo le persone, dove accompagniamo i nostri figli a scuola, dove ci troviamo eh, per passeggiare, dove guardiamo le nostre città, eccetera, dove andiamo a fare la spesa, dove andiamo a fare cultura. Eccetera. Allora dobbiamo lavorare perché le nostre strade siano sempre più sicure, pensate per la vita e, no, e, e non solo per eh, fare... Eh, una corsa veloce, poi c'è tutto il tema delle infrastrutture che devono essere sicure, eccetera, dove la velocità, la funzionalità certamente serve. Ma ecco forse dobbiamo ripensare soprattutto nelle città, e per città intendo appunto anche le città metropolitane, contro la densità della nostra città metropolitana, dobbiamo lavorare perché siano fatte per vivere insieme e per vivere tutti, da chi va a piedi, monopattino, in bici in auto, nel consegnare le merci, non ha proprio il fronte di tutto cosa vuol dire la consegna delle merci oggi, la complessità di questo, e deve essere un, un, un luogo per ripensato. Ecco, siccome sono cambiate molte cose, le prime strade le hanno fatte i romani e le facevano bene, no? eh, siccome sono cambiate molte cose nella vita, forse dobbiamo anche un po' reinvestire su questo. Grazie. Grazie Assessore. Nel cedere la parola a Beatrice Guccioni, Consigliere Delegata della Mobilità della Città Metropolitana, la dottoressa Lobrutto mi ricordava che il 22 novembre, quindi tra meno, meno di un mese, c'è la giornata nazionale della vittime della strada. Quindi è opportuno ricordarlo e magari partecipare anche alle iniziative che verranno organizzate in questo senso. Prego, dottoressa Guccioni. No, dicevo anche sulla giornata delle vittime della strada, purtroppo abbiamo sbagliato nome, no? Quindi... Beh, sembra che siano vittime della, della strada. strada, in no, realtà eh, sono vittime di, di violenza stradale o sulla strada. <ride> grazie, grazie davvero a tutti i contributi, a tutti gli interventi eh, che hanno sostanziato un po' i dati eh, che sono emersi eh, anche all'inizio di questo nostro incontro e hanno confermato, permettetemi, la bontà di questo project. Um, è apparso evidente appunto dalle parole di tutti come la strada sia un mondo: un mondo variegato, utilizzato in svariato modo da ciascuno di noi e uh, con cui occorre evidentemente fare i conti. Si è parlato di danni umani, danni personali, danni sociali. Gli incidenti o meglio ancora gli scontri e le collisioni come giustamente è stato sottolineato e questa sottolineatura mi pare davvero molto importante perché dietro al nostro modo di esprimerci, dietro alle parole eh, evidentemente vi è un pensiero, una riflessione e quindi nel momento in cui, come giustamente è stato sottolineato, ciascuno di noi anche involontariamente sbaglia eh, la parola con cui ci si esprime. Eh, rende vano diciamo così, anche lo sforzo eh, fatto da molte persone per eh, contrastare questo, questa tragedia perché i numeri evidentemente ci fanno parlare di, eh, di tragedia eh, la strada si diceva è utilizzata dagli automobilisti dai ciclisti dai pedoni una cosa che a me francamente ha sempre colpito e anche oggi questa cosa è emersa è che eh, generalmente in Italia, negli altri paesi, eh, questo non accade e eh, come spesso ribadiamo, dobbiamo sempre mh, come dire, guardare eh, anche altrove, guardare meno il nostro ombelico. Spesso e volentieri in Italia, lo avrete notato tutti: i pedoni quando attraversano eh, sembra che chiedano il permesso, cioè sono sulle strisce pedonali, quindi hanno tutto il diritto di attraversare in totale sicurezza, ma prima di varcare. Quella soglia, diciamo così, della striscia pedonale, si guardano in giro e chiedono il permesso all'automobilista di turno o talvolta anche al ciclista per poter attraversare la strada. E questo è sintomo di come sia necessario lavorare eh, sul cambio di mentalità, perché la strada, evidentemente, non è di un singolo fruitore. E anche oggi, in effetti, questo, questo tema è emerso. È emerso anche eh, dalle parole di Longo quando ehm, ci ha spiegato. Eh, rispetto al nostro progetto, guardando eh, ai paesi altri dall'Italia, eh, come lì siano più avanti, nel senso che non si pongono più, permettetemi un po' l'essere tranchant, il tema dell'incidentalità o dello scontro, perché lo hanno già superato evidentemente, perché hanno acquisito... A livello di società, una maggiore attenzione, una maggior sensibilità rispetto a questo e quindi si possono permettere, diciamo così, di porre maggiore attenzione sul tema del uh, rumore, sul tema dell'inquinamento, quindi comunque complessivamente sul tema della salvaguardia della salute. Noi siamo ancora un passo indietro. Oltre a parlare evidentemente di rumore, eh, di abbattimento dei rumori, di abbattimento dell'inquinamento, dobbiamo ancora. I dati lo dicono, sia a livello nazionale, sia a livello eh, metropolitano che a livello cittadino, dobbiamo ancora molto lavorare e focalizzarci sul tema dello scontro e della collisione, di come evitare lo scontro e, della, e, e, la, e la collisione e quindi di come contrastare la questione della velocità. I dati che sono stati proiettati sugli schermi hanno evidenziato in maniera plastica come il tema della velocità sia un tema chiave, cioè contrastare la velocità. Noi siamo un paese in cui appunto si diceva la velocità è un paese veloce, una città veloce, una metropolitana veloce, eh, città metropolitana veloce, la velocità non è ehm, ehm, come dire, non è necessariamente. L'essere veloci non è necessariamente essere performanti. L essere veloci talune volte comporta i rischi che oggi noi abbiamo, eh, abbiamo su cui oggi ci siamo. Confrontati. Un'automobile a quelle velocità è giusto, lo si diceva, è un missile. Cioè dobbiamo avere la consapevolezza quando saliamo sul nostro autoveicolo, che a seconda del nostro comportamento ehm, abbiamo tra le mani un missile che, che potenzialmente è letale. Se andiamo troppo veloce, se guidiamo in stato di ebbrezza, se eh, guidiamo insomma, non eh, nelle condizioni che ci permettono di essere attenti eh, a quello che stiamo, che stiamo facendo. Un tema chiave sicuramente, lo si diceva sin dall'inizio, è eh, la, mh, eh, la formazione, rendere maggiormente consapevoli tutti noi, sin, diciamo dalla, giovane, dalla tenera età del fatto che occorre essere responsabili nel momento in cui si sale su qualsiasi tipo di veicolo che sia una motocicletta, che sia ovviamente ancora di più una macchina, ma anche una bicicletta, bisogna appunto essere particolarmente attenti quindi occorre l'educazione e la formazione dall'altra parte chiaramente il controllo motivo per cui è nato questo eh, progetto tra città metropolitana e SFT eh, 21, il controllo che deve essere sempre più performante, sempre più tecnologico e eh, utilizzare eh, l'innovazione per poter controllare e, eh, e anche sanzionare, perché il tema della sanzione, piaccia o no, è, è fondamentale. I dati, ripeto, eh, sono inequivocabili. Eh, la cosa originale, ma penso sia sempre tipica diciamo, del nostro paese, è che tutti chiedono la sanzione, la punizione, il controllo per gli altri. Quando poi ognuno di noi riceve una sanzione o una multa, si allarma e sembra diventare una tragedia. La responsabilità di ciascuno di noi deve essere chiara, lo diceva bene all'inizio anche eh, la dottoressa Pinoschi, che eh, ringrazio colgo l'occasione per ringraziarla non solo per questo lavoro che sta portando avanti, ma per tutto ciò che ha fatto in questi anni per Città Metropolitana, visto che fra un paio di giorni, ai noi, dico io, andrà in pensione. Quindi dicevo eh, il controllo e eh, la sanzione e poi penso anche, ehm, e quindi la comunicazione, insomma la responsabilità di ciascuno di noi, eh, noi par adesso parliamo diciamo, come ente, ente locale, quindi come parte diciamo così, politica, ma tanto possono fare anche, può fare chi si occupa della comunicazione, stando attento appunto ai termini che devono essere usati. E poi forse dovremmo anche prendere a fronte di questa eh, consapevolezza, ehm, come dire, lavorare con chi... Questi potenziali missili li eh, realizza, li costruisce. Perché se continuiamo a far passare l'idea che la velocità è super performante e ciò che conta è arrivare prestissimo. L'automobile eh, che fa tendenza, diciamo, eh, deve raggiungere un certo tipo di velocità, noi partiamo sempre, noi tutti che siamo qua, compreso la Polizia di Stato, la Polizia locale, la Polizia Provinciale. E colgo l'occasione anche qui per ringraziare perché dietro ad una tecnologia o davanti a una tecnologia seconda è necessario sempre avere la professionalità e la presenza ehm, dell'uomo della donna, eh, della polizia di stato, polizia locale, insomma delle forze dell'ordine, eh, però dicevo partiamo sempre con uh, un po' la punta spuntata perché eh, diciamo alla base le persone che utilizzano uh, le automobili hanno in mano appunto un'automobile che può raggiungere un certo tipo di velocità, al di là di quello che prevede il codice della strada, delle sanzioni che noi possiamo dare. Quindi questo per dire che ehm, dobbiamo come città metropolitana implementare, eh, eh, già lo stiamo facendo, eh, questi, questo progetto. Eh, siamo consapevoli della bontà di questo, di questo project e oggi eh, anche dal, dagli interventi che sono stati fatti ne abbiamo avuto eh, conferma e, ehm, e quindi lavoreremo eh, anche nei prossimi, nei prossimi anni per poter raggiungere questo obiettivo che peraltro non è previsto solo da noi, da qui al 2050 mi sembra incidenti zero, mortalità zero è eh, per qualcuno può sembrare diciamo così un'utopia ritengo che invece sia essenziale perché pensare che nel 2022 una persona possa uscire di casa salutare i propri familiari e non tornare più perché incontra, perché pedone incontra un'automobile auto, un o comunque eh, possa eh, entrare in collisione con un altro mezzo appunto, e non poter più tornare di casa, è, a casa, è raccapricciante e al di là eh, del fatto, e chiudo, che sia un tema politicamente attrattivo o non attrattivo, e già questo mi sembra inquietante pensare che non possa essere attrattivo, ma fa niente, eh, al di là di questo come amministrazione non possiamo... Non prenderci questa responsabilità, che deve essere una responsabilità condivisa con tutti gli attori in campo, per raggiungere quello che non credo, non credo sia un'utopia, un ma credo che sia una necessità, perché di fronte alle vite umane non possiamo tirarci indietro. Grazie. Grazie. Bene, chiudiamo qui grazie alla città metropolitana di Milano, grazie a CT21 e grazie a tutti voi per la vostra attenzione.